Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento del Punto Punto Web. E questa settimana una puntata a cui tengo particolarmente perché da tempo volevo appunto realizzarla per dare un segnale positivo. Infatti parleremo di giovani e nello specifico di imprenditoria giovanile e di ragazzi più o meno giovani che si sono scommessi qui nella propria terra, sul proprio territorio, nonostante il periodo critico appunto di crisi prima economica e poi crisi economica aggravata chiaramente dalla pandemia. Si alterneranno quindi questi ospiti e siamo andati per questa puntata anche proprio a vedere qualcuna delle attività che hanno messo su. Ci saranno quindi con noi Riccardo Bonanno, Fabio Maugeri, Fabio Costa e poi Antonio Merenda, invece coordinatore finanza agevolata CNA Catania, nonché consulente aziendale. Ancora avremo con noi Marco Gugliotta, Barbara Barghero, Daniele Russo, Martina Musumeci, Valeria Violetta, Concetta Randelli, Gabriele Russo e Samuele Lembo. Questi sono appunto tutti imprenditori che hanno scommesso sulla propria terra. Poi questa puntata tornerà la nostra dottoressa Eva e infine torneremo ancora una volta a parlare della festa di Sant'Alfiavara con una approfondita intervista all'arciprete parroco Don Giovanni Salvia che ci dirà appunto come si articola quest'anno la festa. Iniziamo però immediatamente con il nostro consueto appuntamento con lo Scomicon di Edoardo Puglisi. E questa settimana, appunto per rimanere in tema, abbiamo questo simpatico Scomicon che, diciamo dall'espressione un po' esagitata, che dice: per riacquistare la giovinezza basta solo ripeterne la pazzia, ed è appunto una frase di Oscar Wilde. Grazie ad Edoardo Puglisi per queste pillole, per queste vignette che ci dona appunto ogni settimana. Andiamo immediatamente a collegarci con i nostri primi ospiti, che sono appunto Riccardo Bonanno e Fabio Maugeri da Flumenalle, da Fiume Freddo di Sicilia. Ciao, E, Davide. buonasera. E Buonasera. poi abbiamo Fabio Costa, sempre da Fiume Freddo di Sicilia, Buonasera a buonasera. tutti. E poi Antonio Merenda, Buonasera. appunto coordinatore finanza agevolata CNA Catania. Buonasera, grazie di essere con noi. Allora, Grazie a voi. prima di iniziare, cioè iniziamo anzi immediatamente, appunto andando a vedere l'attività di Riccardo e Fabio. Ci troviamo a Fiume Freddo di Sicilia di fronte ad un locale particolare. Questo numero 9 e tre quarti indica l'ingresso ad un luogo magico e andiamo a scoprire di cosa si tratta. Siamo entrati da Flumenalle e siamo con Fabio Maugeri e Riccardo Bonanno, che sono i due giovani imprenditori che hanno avuto l'idea e il coraggio di scommettersi in un locale a tema Harry Potter in un momento tanto complicato per l'economia. Però diciamo, c'è la volontà chiaramente di andare avanti. Intanto diciamo la caratteristica del locale. Beh, intanto è un locale interamente scenografato, come avete potuto vedere o potete vedere, tutto a tema Harry Potter, quindi questa è stata la nostra, diciamo, il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo detto dobbiamo puntare su qualcosa di diverso e abbiamo scelto proprio Harry Potter, perché è una passione che ci accomuna entrambi. Il momento non è stato sicuramente facile, non è facile, però siamo sicuri che ne usciremo presto e ce la faremo, quindi speriamo bene, ecco. Dove ci troviamo qua? Qua siamo nell'aula di pozioni, che appunto è una parte del castello di Hogwarts, e abbiamo cercato di riprodurre molte zone del castello.
vediamo che ci sono i tavoli per quando si potranno di nuovo utilizzare, che hanno appunto proprio questi candelabri. Sì, abbiamo cercato di ricreare anche tutti gli effetti un po', diciamo, i dettagli di quello che era Hogwarts, con le candele, con le varie lettere che dopo vedrete, con le chiavi, con le ali spezzate. Ecco, abbiamo cercato di... volevamo creare qualcosa di unico, non solo nel suo genere, ma anche nella cura del dettaglio. E sperando che appunto di nuovo si potrà ritornare a mangiare a tavola, e noi vi siamo pronti poi ad accogliere tutte le persone nella sala comune di Hogwarts. Per creare appunto questa atmosfera vi siete affidati ad un professionista? Sì, abbiamo contattato uno scenografo, The Props Maker. Lui ci ha aiutato nella realizzazione noi diciamo abbiamo un po' progettato, lui ci ha aiutato sia dal punto di vista del progetto che poi nella realizzazione. Si è occupato lui con i ragazzi di The Props Maker della realizzazione di questo locale, ecco. E quando avete aperto, siete riusciti ad aprire al pubblico, diciamo, in presenza solo 2 giorni. Quelle 2 giornate avete fatto un evento particolare. Sì, abbiamo aperto il 13 marzo, se non erro, 13 e 14, ci hanno chiuso subito dopo. Abbiamo fatto 2 pranzi show evento, che poi saranno le cose che vorremmo fare una volta che ci faranno riaprire. Quindi diciamo questa sorta di pranzo con in molto particolare, ci saranno personaggi che andranno direttamente a parlare con il pubblico, quindi spettacoli di magia, intrattenimento e tanto altro, e ovviamente il buon cibo che in Sicilia non deve mai mancare. Questo è l'ingresso. Sì, abbiamo riprodotto un piccolo vicolo di Diagon Alley, quindi potete trovare oltre le varie zone del castello di Hogwarts appunto anche questa vetrina interamente ispirata ai negozietti di Diagon Alley, dove è possibile acquistare i vari gadget. All'ingresso troviamo questo calderone. Ma abbiamo tante inventive, abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Quando ci verranno a trovare le persone o quando vengono per usufruire del nostro servizio da sporto e domicilio, quando vanno ed escono pagano alla Gringot e poi possono prendere questi biglietti che vedete con delle frasi che Silente e vari personaggi mandano direttamente alle persone che prendono queste frasi da questo calderone magico. Ne possiamo prendere una per vederla? Ad esempio, vediamo cosa contiene questo. Cosa dice? Lo apriamo. Deve capire è il primo passo per accettare, è solo accettando che si può guarire. Questa è una frase di Albus Silente. Ecco, Albus Silente ci ha mandato a dire questa perla. Ma non solo, scenografia quasi viene comunque per mangiare, quindi quali sono le specialità del vostro locale? Assolutamente sì, non è solo Harry Potter scenografato, ma anche tanto buon cibo. Abbiamo voluto spaziare molto il nostro menù, dagli antipasti ai secondi e qualche dessert. In questo momento stiamo riducendo solo agli hamburger, che poi comunque è il nostro piatto principale, però appena apriremo al pubblico abbiamo anche inserito qualche primo, dei secondi di carne, principalmente hamburger, i nostri 2 special che sono dei hamburger big che devono essere provati assolutamente, e poi delle insalate. Diciamo abbiamo voluto creare più scelta per il cliente, ecco. E questo era appunto il locale di Fabio e Riccardo. Allora, chiedo immediatamente a voi, perché so che poi dovete scappare, come mai appunto avete pensato di fare un locale del genere a Fiumefreddo di Sicilia? Ma intanto grazie Rita per aver realizzato questo servizio. Fiumefreddo di Sicilia è il paese in cui entrambi siamo cresciuti, quindi sicuramente molte persone ci hanno chiesto questo, come mai Fiumefreddo? Fiumefreddo semplicemente ci siamo cresciuti, quindi ci siamo creati i nostri amici, i nostri gruppi, e quindi di conseguenza abbiamo voluto appunto fare questa cosa, questa novità qui a Fiumefreddo. Ecco. E voi avete anche dei dipendenti che sono anche loro tutti quanti giovani? Sì, abbiamo 5 dipendenti, di cui 3 ragazzi, tutti di Fiumefreddo, appunto perché volevamo che tutto il nostro progetto sia interamente
di Fiume Freddo e di Fiume Freddesi. Al di là del tema che poi chiaramente appunto Harry Potter, cosa vuole raccontare questo locale poi nel cuore del centro storico Fiume Freddese? Ma sicuramente vuole dire che Fiume Freddo ha tante potenzialità. Come ti dicevo, ci siamo cresciuti a Fiume Freddo e ci crediamo, perché appunto lo avremmo potuto realizzare in tantissimi posti, molti ci dicevano magari fatelo a Catania o in altri ambienti più con più popolazione. No, abbiamo scelto Fiume Freddo proprio perché ci crediamo e crediamo che questo paese abbia tanta potenzialità da sfruttare sia nel presente che nel futuro, e soprattutto per di avere un luogo dove potersi ritrovare, oltre a quelli che già comunque a Fiume Freddo c'erano, ecco, ci sono. E per aprire appunto questo luogo avete goduto di finanziamenti, di incentivi? Purtroppo no, perché noi già con l'altra attività che facciamo dopo scuola, tutto questo qua già eravamo partita IVA, quindi abbiamo messo mani alle nostre tasche, ai nostri risparmi personali, alla nostra famiglia, per dare appunto inizio a questa nuova attività, a questo nuovo progetto. Antonio Merenda, appunto qui mi rivolgo a lei, Antonio Merenda, aspetta, sì. Intanto le dico se può un pochino abbassare la telecamera, vediamo forse solo, cioè vediamo un po' aria sopra, ok. Ci sono tra i nostri intervistati, appunto, abbiamo riscontrato proprio il fatto che quasi tutti che hanno aperto queste nuove attività lo fanno mettendo mano a quelli che sono i propri risparmi anche di una vita. Come mai, nonostante appunto spesso sentiamo che ci sono tanti incentivi, finanziamenti, insomma, aiuti soprattutto ai giovani anche per rimanere al sud? Sì, buonasera a tutti innanzitutto. La prima cosa è vorrei fare le congratulazioni ai due imprenditori, anche perché avevo sentito già parlare di questa idea, poi come hanno detto loro stessi, diciamo in prossimità dell'apertura si è scatenato quello imponderabile, cioè questa pandemia. Io vorrei dire questo, vorrei dare qualche informazione utile. Di agevolazioni ne esistono veramente diverse, di diversa natura, e ogni singolo bando ha delle regole proprie che possono essere, diciamo, giuste per una realtà e non giuste per un'altra. Poc'anzi si diceva, io avevo precedentemente la partita IVA e quindi non ho potuto accedere a delle agevolazioni che magari richiedono il non possesso della partita IVA. Ecco, da questo punto di vista ci sarebbe da approfondire, nel senso che bisogna capire se è una partita IVA libero professionale o un'attività precedentemente costituita, e a quel punto andare a verificare se esistono dei bandi, come in effetti ne esistono e stanno per essere pubblicati, che possano accogliere progetti e domande anche di imprese già costituite, ma da non troppo tempo. Ecco che diciamo, il quadro della situazione non è standardizzato, perché ogni tipo di bando, di iniziativa, di finanza agevolata ha delle regole proprie. In linea di massima io vorrei fare questo ragionamento in breve per iniziare. Il mondo dell'accesso al credito e della finanza agevolata possiamo, diciamo, definirlo in questo modo: più agevolazioni ci sono, più complessità burocratica, se vogliamo, c'è, ma una complessità burocratica che si innesta all'interno della strutturazione del business plan e poi successivamente della presentazione del progetto e dei relativi termini per poter valutare questo progetto. Ora è chiaro che diciamo, gli imprenditori che hanno precedentemente preso la parola hanno fatto un ragionamento basato sulla effettiva volontà di voler realizzare la propria idea, a prescindere da quelli che potevano essere gli ostacoli e le opportunità dei bandi. Quello che io vorrei trasmettere innanzitutto come messaggio è questo: la finanza agevolata non si esaurisce soltanto nella fase di pre-costitutiva, ma è un processo, soprattutto anche in relazione a quelli che saranno i finanziamenti del recovery plan, del piano di rinascita e resilienza, che proseguiranno lungo il corso della vita d'impresa. Faccio un esempio: sentiamo molto parlare di Resto al Sud, che fa riferimento a Invitalia, che è società, diciamo, di attuazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Resto al Sud non è solamente riservato alle aziende
che hanno avviato la propria devono ancora avviare la propria attività, ma addirittura è aperto a quelle aziende che sono nate successivamente al 22 giugno 2017. Ma non solo il resto del sud, esistono tanti altri incentivi come nuove imprese a tasso zero, che partirà la cui nuova edizione partirà dal 26 maggio, o Cultura Crea per quelle attività che hanno un taglio prettamente collegato all'imprenditoria sul versante culturale per l'appunto. Abbiamo self-employment legato a che è un finanziamento interamente a tasso zero per i soggetti precedentemente cosiddetti NEET, che non studiano e non lavorano, ma che adesso viene ampliato anche per quei soggetti che hanno una disoccupazione di lunga durata e per le donne senza alcun limite. Abbiamo finanziamenti collegati al mondo del credito ordinario to cure, ma che consentono un'agevolazione nell'accedere al credito, come appunto il microcredito bancario, che come nel nostro caso, cioè l'associazione di categoria con cui io, diciamo, rivesto questo ruolo di coordinatore della finanza agevolata, struttura delle convenzioni in modo tale che l'ufficio possa presentare, l'organizzazione possa presentare il soggetto che è appena costituito e possa in qualche modo fornire una ulteriore garanzia con la redazione del business plan per poter, diciamo, accedere più facilmente al credito. Esistono poi anche dei finanziamenti collegati alla digitalizzazione dell'impresa, quindi magari l'impresa è già partita con le proprie forze, ma adesso ha un piano di breve e medio termine per poter ulteriormente innovare i propri asset aziendali nell'ambito, diciamo, di una gestione innovativa di impresa. E ci sono appunto annualmente dei finanziamenti partiti dalla Camera di Commercio, i cosiddetti voucher di digitalizzazione impresa 4.0, che consentono di ottenere un fondo perduto sia sul versante della formazione, sia su quello della consulenza, sia su quello dell'acquisto relativo ai beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che non c'è un momento ben preciso per progettare il proprio sviluppo di impresa verificando quali sono le opportunità di finanza agevolata, anche perché accanto alla finanza agevolata c'è da tenere sempre maggiormente conto della fiscalità agevolata, e mi riferisco a tutto il mondo che è connesso al credito di imposta, sia 4.0 sia il credito di imposta per gli investimenti al sud. Ora continueremo con Antonio. Intanto torniamo appunto da Riccardo e Fabio, perché poi devono andare, e vi ricordo anche che potete interagire con noi attraverso appunto la nostra pagina Facebook, il punto web, e vederci anche su 01 TV. Fabio e Riccardo, quindi secondo voi appunto la Sicilia è un paese per giovani? Sì. Assolutamente sì, è un paese per giovani e io dico sempre che deve essere valorizzato dai giovani soprattutto. Mi dispiace quando le persone lasciano la Sicilia, io l'ho lasciata la Sicilia, però sono ritornato, quindi io sono pro per le esperienze, però sono poi per ritornare a fare tesoro di queste esperienze nella nostra terra, che è ricca di tesoro, veramente. Ci vuole solo forse un po' di pazienza in più. Però sì, è assolutamente per i giovani e deve essere appunto valorizzata da questo. Tornando al tema del locale, non temete che a lungo andare questo possa un po' essere, cioè, a parte passata la curiosità iniziale, ecco, che poi possa invece annoiare in qualche modo? No, non lo crediamo, non l'abbiamo mai creduto, anzi io credo che noi crediamo che un tema di questo durerà per molto molto tempo. Poi sta a noi andare ad arricchire questo posto con altre novità, eccetera, che sicuramente dalle nostre idee non mancherà l'inventiva. Parlateci anche un po' di queste cene pranzi spettacolo, che poi sono quelle che hanno appunto aperto, cioè avete fatto due pranzi spettacolo, che sono stati gli eventi di apertura. Sì, e poi subito dopo appunto c'è stato il periodo di fermo del lockdown. Questo è quello che noi vorremmo fare. Apriremo appena ci sarà consentito con la consumazione al tavolo, crediamo i primi di giugno. Subito dopo vogliamo riprendere a fare almeno una volta alla settimana, la domenica o il sabato, vediamo quando, questi pranzi o cene. Già ne stiamo programmando due per il 5 e il 6, se non mi sbaglio. A breve sulle nostre pagine social verranno
forniti tutti i dettagli e quindi è possibile anche prenotare prima, per evitare appunto di creare confusione. Rispetteremo sempre tutte le normative vigenti e tutto, quindi siamo in programma con queste pranzo-cene dove vedremo dei personaggi della magia, buon cibo che non deve mai mancare in Sicilia e tanto altro. Avete poi altri progetti, diciamo, in cantiere? Allora, al momento progetti no. Abbiamo soltanto tanta voglia di iniziare, di aprire il nostro locale e far visitare sia il locale che anche tutto il cibo alle persone. Quindi progetti futuri al momento no. In chiusura vi chiedo cosa vi sentite di dire ai giovani e ai ragazzi che si apprestano magari a voler intraprendere un progetto del genere, insomma, ad aprire insomma un'attività. Bella domanda. Non mollate. Ecco, questo è quello che sicuramente c'è da dire. Cioè, ci saranno tantissime difficoltà, a volte più piccole, a volte più grandi. Bisogna avere solo la tenacia e di non mollare, di resistere, perché poi alla fine, se si crede veramente in un progetto, quando poi si realizza, sicuramente è molto gratificante. Quindi non mollate, andate avanti e ci vuole molta, molta pazienza. Io ringrazio Fabio e Riccardo, intanto appunto loro devono scappare, ci lasciano. Sì, noi andiamo a grazie, ci vediamo. Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao, buona serata. Grazie di essere stati con noi. Fabio Costa, altro Fiume Freddese, che ha iniziato, ha aperto la propria attività nel novembre del 2020. Dopo tanti anni, appunto, hai diciamo investito nel tuo sogno, ti sei mai pentito di esserti messo in proprio? No, assolutamente. Non mi è mai passato in questi 7 mesi, non mi è mai passato per la testa di nessun tipo di pentimento. Anzi, lo rifarei 1000 volte. Possiamo dire appunto che hai realizzato un sogno e in futuro pensi sarà possibile magari accogliere dei ragazzi che vorranno apprendere questo mestiere? Sì, sperando ovviamente in tempi migliori, ovviamente mi piacerebbe avere un assistente, un collaboratore al quale trasmettere magari la mia stessa passione. Adesso, come appunto per Fabio e Riccardo, andiamo a vedere, entriamo appunto nella tua officina. Siamo a Fiume Freddo di Sicilia, questa volta nel garage, nell'attività di Fabio Costa. Fabio Costa ha aperto l'attività a novembre del 2020, quindi in piena pandemia. Come si affronta l'apertura di un'attività in un periodo tanto complicato? Beh, sicuramente c'è paura, molta paura, però se si crede nelle proprie potenzialità è giusto scommettere su questo, perché la ciclicità degli eventi nella storia ci insegnano che un periodo brutto poi è seguito sicuramente da un periodo più roseo. E io spero che succeda proprio questo. Diciamo, scommettere nelle proprie capacità, nelle proprie competenze, credo che sia un giusto insegnamento per i ragazzi o comunque per tutte le persone che vogliono intraprendere l'attività in proprio. Tu hai fatto tutto da solo e hai adeguato questo locale e senza peraltro nessun finanziamento, hai appunto poi aperto l'attività. Allora, purtroppo non ho ricevuto nessun tipo di finanziamento, ho potuto contare solo e esclusivamente su quelli che erano i risparmi di 16 anni di attività in questo settore.
e poi con l'aiuto di molti amici, con l'aiuto magari di qualche conoscente che mi ha aiutato sia nei lavori sia nella burocrazia, sempre nei limiti della legge, attenzione, però siamo riusciti ad aprire questa attività sperando che possa dare i suoi frutti. Oggi i lavori, soprattutto i lavori manuali, forse i giovani, ecco, non i più giovani, i giovanissimi non si avvicinano molto a questi lavori. Cosa ti senti di dire a un ragazzo? Perché intraprendere questo lavoro? Sicuramente perché l'artigianato ormai è visto come un'attività poco redditizia, però se non c'è una passione o una curiosità alle spalle non credo faccia caso di questi ragazzi. Forse anche causa della vecchia generazione, che non sono riusciti a trasmettere dei valori o dell'interesse verso questi ragazzi per questa attività. Io ho cominciato come tutti gli altri con la gavetta in una bottega, in un'officina qui della zona. Ovviamente non avevo la pretesa di guadagnare chissà che cosa, perché non sapevo fare nulla, però avevo quella intraprendenza, quella curiosità, quella voglia di imparare il mestiere, e anche il semplice guardare cosa facevano i miei colleghi o magari carpire qualcosa da quello che faceva il titolare, già per me era uno stimolo giorno per giorno per imparare qualcosa di nuovo. Piano piano poi con altre esperienze lavorative sono riuscito ad essere il tecnico che sono oggi. Non sono sicuramente ai massimi livelli, però siccome la tecnologia impone una determinata professionalità e una determinata manualità nell'uso di determinati dispositivi, certo è che oggi il tecnico meccatronico, ecco, e questa è la figura che ricopre adesso, non la può fare chiunque. Cosa fa un tecnico? Allora, il meccatronico sicuramente si occupa a 360 gradi di quello che è la meccanica, appunto, e l'elettronica della vettura. Ormai questa figura è unificata, perché con la tecnologia che c'è oggi difficilmente si va dal meccanico piuttosto che dall'elettrauto. Si va dal tecnico dell'automobile per verificare qual è il problema, però è chiaro che se non c'è un dispositivo come questo qui, una diagnosi elettronica, anche il più il più attivo dei meccanici sicuramente oggi non può lavorare, perché per entrare in alcuni dispositivi, in alcuni sistemi, c'è bisogno della diagnosi elettronica. Quindi è più facile per un meccanico oggi adeguarsi a quello che è l'elettronica piuttosto che un elettrauto, una parte meccanica, ecco, più manuale. Questo è quanto. Questo appunto era l'officina di Fabio Conta. Fabio, fra le cose che ci hanno colpito, ecco, così a livello visivo, c'è stato il colore che hai scelto, il giallo, ha un significato particolare? No, significato no. Diciamo che reduce da quelle che sono state le officine nelle quali ho lavorato, sicuramente un tocco più armonioso, più familiare, più, come dicono adesso, come dire, più easy, magari dà quell'impressione piacevole dell'officina. Quindi il nuovo cliente difficilmente entra in officina e mi dice: oh, è sempre la stessa officina. No, invece c'è chi entra e mi dice quasi sempre: che bella officina, un bel colore. Cioè, il colore riempie il cuore di gioia.
Sì, si mette molta energia, infatti. Sì, è molto luminoso. Antonio Merenda, appunto, intanto vi ricordo che se magari volete fare qualche domanda ad Antonio Merenda, proprio perché abbiamo la possibilità di averlo in trasmissione, potrà appunto approfittarne. E, abbiamo detto che è coordinatore delle finanze agevolate per il CNA di Catania e si occupa anche di sviluppo locale in aree depresse. E anche nel caso di Fabio, l'attività è stata messa su appunto con diceva appunto risparmi di una vita. Sì, ho ascoltato con molto interesse anche perché diciamo l'attività ci è molto affine, trattandosi della CNA, una Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che associa oltre 3.000 imprese nella provincia di Catania, per cui il tema del meccatronico artigiano sempre più verso una concezione professionalizzante piuttosto che diciamo la antica categoria dell'artigiano, quindi unire il saper fare, la conoscenza anche con l'innovazione e la formazione continua, spiega benissimo quella che è la direzione verso cui si sta andando. E a questo proposito probabilmente veniamo da un ventennio in cui c'era magari nelle nostre famiglie, nei nostri genitori, l'idea del sistemare i figli che devono andare all'università e devono diventare tutti dottori e quant'altro. In realtà da un'analisi di mercato approfondita vediamo come non scompare mai l'artigianato, semmai si evolve, per cui si evolve verso una direzione professionalizzante per l'appunto, e l'idea differenziante, seppur in questo caso non dico rappresentata dal colore dell'officina, ma avvalorata da una ricerca secondo la quale anche l'approccio nei confronti della clientela è un approccio innovativo. Ecco, questi due racconti, queste due storie di impresa ci dicono proprio questo, ci dicono che la ricerca del vantaggio competitivo e dell'idea differenziante per l'appunto è quello che questi imprenditori si sono posti basandosi sulla loro esperienza pregressa, basandosi sulle loro capacità e sulle loro competenze. Ora, il punto qual è? La difficoltà di accesso al credito agevolato potrebbe essere stata dettata anche da una difficoltà nel reperimento di conoscenze di prima mano che magari potevano in qualche modo mettere su una strategia che poteva essere interessante. Cosa voglio dire? Mi spiego in estrema sintesi. Alcune volte le imprese di nuova costituzione hanno chiaramente e giustamente la necessità di partire subito per monetizzare e per rientrare il prima possibile dall'investimento che è stato messo in campo. Pertanto la strategia che talvolta io consiglio è: benissimo, ci sono delle risorse proprie da poter investire, è una situazione ottimale in quanto da un lato si può strutturare un business plan e presentare la domanda di finanziamento e, senza accontentarsi di quelle che sono le lungaggini burocratiche, mettere in campo l'investimento e seguire di pari passo l'iter, diciamo così, di finanza agevolata, che consta anche di un colloquio per verificare se quell'idea viene ritenuta, diciamo, ammissibile o meno. Ciò detto, nel momento in cui quell'idea risulta essere ammissibile, quelle spese che comunque si sono già messe in campo per poter operare sin dall'inizio sul mercato possono essere poi ritenute ammissibili, e in questo caso si verifica un netto abbattimento dei tempi morti. E se da un lato l'impresa riesce a partire, perché fortunatamente in questi casi ci sono dei risparmi che possono essere investiti, dall'altro si apre anche una possibilità di recupero di una parte di questi investimenti qualora la domanda di finanza agevolata vada a buon fine. E un'altra cosa volevo aggiungere rispetto all'intervento precedente, quando tu hai giustamente chiesto ai ragazzi, agli imprenditori, se avevano un progetto da qui a breve. In realtà non si dovrebbe mai smettere di progettare, cioè il percorso di immaginazione dell'evoluzione della propria impresa è un percorso che deve essere continuo. Il business plan non è il documento che redigo io, consulente, e per questo vengo pagato e finisce lì, ma è uno strumento vivo e flessibile attraverso cui riprogrammare costantemente l'andamento della propria azienda per non dimenticarsi mai di innovare e per non dimenticarsi mai di osservare i propri concorrenti vicini e lontani per poter stare sempre meglio sul mercato.
sulla attività precedente mi veniva da dire, ragazzi, magari glielo dirai tu, sì. avrei modo, o sicuramente rivolgere a CNA Catania, siamo su Facebook, cnacatania.com, abbiamo tutti i nostri riferimenti. E diciamo appunto anche come contattarvi. Esattamente. Dicevo, Harry Potter, target, un certo tipo di clientela. Gli investimenti sulla digitalizzazione e sull'innovazione potrebbero consentire di avere un angolo con dei visori della realtà, di realtà aumentata, attraverso cui oggi veramente si possono fare delle cose magiche, per cui mentre mangio l'hamburger, tra l'altro è fuori ora di cena, posso anche vedere passare qualche mago lì nella platea, per cui diventa una commistione tra il culturale, il quasi cinematografico, la ristorazione, e quindi diciamo sì, ci si innova costantemente. Per quanto riguarda l'officina meccatronica, è chiaro che si gioca molto tutto sull'interattività che si può avere con la clientela anche online, perché nel momento in cui si riesce ad agganciare un cliente che possa sperimentare su un portale, diciamo, web che fa riferimento all'azienda alcune migliorie legate all'automobile, e poi questo cliente viene in qualche modo fidelizzato e viene informato dalla stessa officina rispetto a quelle che sono le novità del settore, c'è un effetto passaparola innanzitutto, e poi c'è la fidelizzazione, cioè se mi trovo bene una volta io tendo, anche se sono distante, a recarmi nuovamente e parlare bene di quell'attività. Per cui il messaggio che lascio, diciamo, che vorrei lanciare è questo: mai smettere di interrogarsi sull'innovazione. E appunto possiamo allora dire anche a Fabio che, voglio dire, anche in corsa, quindi si possono, cioè appunto si può progettare e si può quindi eventualmente appunto accedere a anche qualche forma di incentivo a questo punto. Esatto. Fabio, se diciamo vuoi intervenire anche tu, cioè nel senso vuoi fare qualche domanda al dottor Merenda? In questo momento sicuramente ci sarebbe la necessità di un appoggio finanziario, perché i progetti ce ne sono veramente tanti. È chiaro che dopo 7 mesi di attività ancora devo bene o male capire qual è il target della clientela, perché è vero, sì, sono meccatronico, l'officina è nuova, per carità, però c'è anche un contesto in cui in questo paese ci sono già delle altre officine che fanno più o meno le stesse cose e che da un sacco di tempo che sono già avviate. Il periodo purtroppo è quello che è, quindi se prima non mi è ben chiaro qual è il target o magari quali sono i possibili clienti che potrebbero preferire la mia officina piuttosto che un'altra, non credo che in questo momento il finanziamento sia una cosa giusta da fare. È ovvio che i progetti ce ne sarebbero una miriade, perché grazie alle esperienze in concessionaria, grazie alle esperienze in altre officine sicuramente molto all'avanguardia, le attività di servizi, perché chiamiamoli servizi, sono molteplici. Li vorrei fare tutti, però è chiaro che investire su qualcosa che poi non sulla quale poi non ho un tornaconto non ha senso. Tutto qui. Certo. Giustissima. Posso? Sì, sì, giustissima, certo. La riflessione di Fabio, infatti sono, diciamo, disponibilissimo il nostro sportello a poter fare una chiacchierata non solo con Fabio ma con tutti quelli che sentiranno la necessità, appunto perché il finanziamento e l'approvvigionamento finanziario in genere rappresenta un capitolo della faccenda. Quando si parla di business plan si parla appunto di un'analisi della propria realtà aziendale a 360 gradi, per poi, diciamo, mettere in campo delle azioni che non necessariamente richiedono un esborso economico, ma possibilmente richiedono una modalità diversa di presentarsi all'esterno o una ricognizione di quello che si fa e di cosa si può fare meglio. Ci sono anche delle leve fiscali che possono essere messe in campo rispetto ad investimenti che sono già stati effettuati, per cui, diciamo così, a costo zero,
si può andare a fare un'analisi di carattere fiscale e finanziario per capire se qualche risorsa che è già stata investita può essere recuperata. C'è un ragionamento da poter fare relativamente ai rapporti di lavoro, per tutto ciò che è annesso ai tirocini formativi, all'apprendistato professionalizzante, quelli che sono gli sgravi fiscali messi in campo in questo senso. Per cui, diciamo, io non sono uno di quelli che spinge all'indebitamento. Va fatta prima un'analisi, prima di poter valutare. Cioè, non è necessario pensare di dover investire per innovare necessariamente. Ecco, scusate il gioco di parole, ma era per rafforzare appunto il tema. Chiaro. Chiaro. Fabio, sì. Parlavi appunto anche di valutazione dell'artigianato. E cosa ti dà il lavoro artigianale, il lavoro manuale? Cosa pensi possa avere, diciamo, come valore aggiunto rispetto a un altro tipo di lavoro? L'artigianato, l'artista, secondo me, dà quella soddisfazione che un altro lavoro, magari metodico o diciamo meccanico, che può essere magari lavorare in una catena di montaggio, sicuramente facendo tutto il giorno la stessa cosa, non può dare. Risolvere un problema, per me, dal capire cosa vuole il cliente alla risoluzione del problema, alla consegna dell'apertura, è un iter che sicuramente mi rende orgoglioso di quello che faccio. Questo per me è essere artigiano. Risolvere artigiano? Vai. Dico, è questo, risolvere il problema per me è la più bella cosa dell'artigianato, nel mio settore. E parlavi appunto di artigiano, artista, e tu sei anche un artista perché sei anche un musicista. Come, in chiusura appunto ti chiedo questo, come convivono in te queste due anime? Malissimo. In questo momento malissimo. Non poter sfogare la parte musicale del mio essere in questo momento è molto, molto, molto. Però mi consolo con la strimpellata a casa, con gli esercizi e, perché no, magari cercando di insegnare qualche strumento a mio figlio, che in questo momento sembra interessato a tutto tranne che agli strumenti musicali. Bene, Fabio, io ti ringrazio di essere stato con noi e siamo, insomma, felici, speriamo in questo di essere, insomma, anche di buon auspicio per la tua attività e sicuramente essere magari fonte di incoraggiamento. Antonio Merenda, grazie anche a lei appunto per quello che, insomma, per la preziosa partecipazione, e diciamo appunto come ci si può mettere in contatto con lei qualora, insomma, appunto, come diceva, si voglia fare anche solo una chiacchierata. cneacatania.com, la nostra pagina Facebook cneacatania, lì troverete tutti i riferimenti, da lì passano tutte le informazioni e le novità. Proprio oggi l'ultima, che noi saremo in zona gialla, quindi abbiamo postato un articolo rispetto a ciò che si può fare e ciò che non si può fare, con le limitazioni del caso, orari e quant'altro. Quindi siamo sempre disponibili, personalmente fisseremo un appuntamento, quindi avrete, diciamo, del tempo dedicato esclusivamente a voi. Una battuta a Fabio riguardo la passione musicale e la creatività tipica dell'artigianato: magari potrebbe essere un'idea differenziante quella della prima officina che tiene in debito conto la musica, e quindi per allietare la presenza del cliente un bel sottofondo musicale magari potrebbe essere. Sicuramente. Grazie anche appunto ad Antonio Merenda, coordinatore, lo ricordiamo, coordinatore finanza agevolata CNA Catania. Grazie e buona serata. Grazie a voi. Buona serata a tutti.
E adesso, dopo lo stacchetto, altra seconda parte del nostro programma. E allora, io sono particolarmente contenta questa sera perché dopo una lunga assenza è ritornato l'angolo della psicologia. Quindi, cari uomini, preparatevi anche oggi ad essere massacrati dalla dottoressa Eva. Le farei un sottofondo di applausi. Però. Sottofondo di applausi, intanto buonasera a tutti quanti, però diciamo che questa si chiama discriminazione, scusi. Perché veramente è lei che discrimina il sesso maschile, ricordiamocelo. Non è vero, mai fatto, queste sono illazioni, sono cose che dice lei, mai fatto veramente. No, vero? Ma se ogni volta che viene qua c'è sempre qualcosa che non va che riguarda gli uomini. No, allora lei deve riformulare la frase, lei le cose le devi dire veramente bene. Allora, non è che ogni volta che vengo qua, pure fuori lo faccio. Cioè, anche perché io riporto qua quello che vedo in giro per il mondo, non è che... io mi invento le cose, me le vengono a dire le donne, le altre donne, arrivo qua e io riferisco semplicemente, abbia pazienza. Sì, però lei ci romanza sopra, cerchiamo di fare un pochino di autocritica, dottoressa, cioè anche noi donne abbiamo difetti. Ma certamente che abbiamo difetti, però noi abbiamo il privilegio che riusciamo, diciamo, a trasformarli in pregi, cose che gli uomini non riescono proprio a fare. Sì, certo, con la bacchetta magica. Allora, signorina, non faccia dell'ironia per cortesia, che tra l'altro lei si dà la tap sui piedi proprio in quanto donna, ecco. La verità è che ci sono donne che rigirano la frittata, cioè poi la rigirano come pare loro. Non è un pregio questo, per me è un pregio. Per noi sì, certo, per noi sì, però per gli uomini è un po' meno. Ma non è che noi ci possiamo preoccupare pure di loro, scusate, se queste non sono in grado, che se la devono prendere forza con madre natura, non è che è colpa nostra, se non sono proprio in grado. Dottoressa, io le sottolineo che lei continua ad offendere, continua. No, vedi cara lei, è che lei continua a scambiare l'offesa con la triste realtà, questo è. No, guardi, io non so dove sbattere la testa con lei, avevo detto che ero contenta di averla di nuovo. Allora, riguardo a questo punto io un consiglio glielo posso dare, deve sapere che ogni stanza c'è almeno uno spigolo, lo contiene almeno uno, lo cerchi, lo miri, una bella testata, una bella rincorsa, il gioco è fatto, ha risolto il problema di dove sbattere. Dottoressa, ma era un modo di dire, Sofia. Ma allora lei parla sempre per modo di dire, no? Lei deve usare un linguaggio chiaro, perché poi arrivano gli uomini e ci dicono che noi non siamo chiari, capito? Ecco, guardi, a proposito di linguaggi non comprensibili, in redazione è arrivata una mail per lei da Luigi. Chi è questo Luigi? Chi è? Un suo parente? No, immagino che sia qualcuno che segue la sua rubrica. E che cosa vuole da me questo Luigi? Che cosa gli posso... ora glielo leggo. Allora... Allora, intanto la salutano anche, intanto è arrivato un commento che dice buonasera dottoressa, quindi si sta facendo anche le seguenti. Ma la pirosca non è un cocktail super alcolico, mi scusi. Quella è la capirosca. Va bene che l'orario dell'aperitivo è passato, però. Certo. Buonasera pirosca. Vabbè. Allora, cara dottoressa Eva, le donne sono complicate, non sappiamo mai come comportarci perché non vi capiamo, o meglio, non vi fate capire. Come risponde a questa osservazione? Io devo dire che questo Luigi c'ha ragione, perché è vero che noi non ci facciamo capire, ma noi lo facciamo per loro. E come per loro? Ma così te mia madonna tiene sempre sveglia l'attenzione, caro Luigi. È vero un segreto, sembra un cinismo, un segreto. Allora, quando una donna dice sì, vuole dire no. Quando una donna dice no, vuole dire sì. Quando la donna dice forse, non è che non lo sa, lo sai come? Semplicemente vi sta mettendo alla prova, vuole sapere se voi ce la fate a indovinarla. E qua cascalato, non ci azzeccano mai. Dottoressa, certo che però mette un po' di ansia,
Ho capito, ma come bisogna farle contente a queste? Prima vogliono una donna semplice, poi però poi si rompono le balle perché si annoiano. Allora cercano quella complicata che però dopo un po' diventa troppo impegnativa. E non lo so, una come deve essere, abbia pazienza. Sapete, dottoressa, che ci sono uomini che nel rapporto di coppia hanno bisogno di uno stimolo. Se questo stimolo non arriva, poi che cosa devono fare? Un clister devono fare per lo stimolo, un bel clister, problema risolto. Ma questo non c'entra la psicologa, voglio dire, ci sono altri medici in merito a questa cosa. Io Guardi, la io ringrazio, guarda, mi è mancata lei. anche lei, cara Rita, mi è mancata anche lei. E ancora zitella, sì, ancora zitella lei. Non Ancora, risponde. ma certo, mica è passato così tanto tempo da quando non ci vediamo. Beh, è E poi passato un mese zitella, ma e mezzo. non si dice zitella, si dice single, single. Sempre zitella, ma non si preoccupi perché da lunedì zona gialla è la Sicilia, via libera. Può andare dove vuole dalle 5 del mattino fino alle 22 di sera, può andare dove vuole. Poi ci riaggiorniamo prossimamente. Ovviamente. Grazie, allora grazie ai consigli della dottoressa Eva e ci rivediamo allora ormai la prossima settimana. Ci Certo, rivediamo. sono qua a elargire nuovi consigli, non aspetto altro. Guarda, magari vado dalla parrucchiera prima, mi metto un attimino in posizione in qualche modo. Ciao a tutti, alla settimana prossima. Buonasera dottoressa. Ringraziando e salutando la dottoressa Eva e salutando la nostra Giovanna Criscuolo che ritroviamo questa settimana con grande piacere, c'era mancata tanto. E stacchetto e poi continuiamo con i nostri ospiti. E allora, prima dei nostri ospiti in collegamento, vi faccio vedere un videomessaggio di Marco Gugliotta, che è appunto un altro imprenditore di Santa Teresa di Riva, che ha aperto da poco un locale di sushi e praticamente ci lavora da solo e quindi non poteva proprio tecnicamente collegarsi con noi. E quindi lo salutiamo, lo ringraziamo comunque per aver partecipato attraverso questo messaggio. La mia storia con questo locale inizia da quando a causa della pandemia ho perso il lavoro che facevo sempre da chef in Valle d'Aosta. Sono nativo di qua, cresciuto di qua, ero immigrato in Valle d'Aosta e da questo momento difficile e buio ho cercato di ripartire con un'energia positiva mediante sushi. Posso dire che non abbiamo riscontrato per il momento grosse problematiche economiche a livello di pandemia, in quanto abbiamo impostato il locale con l'asporto, quindi il cliente già abituato da un anno di pandemia viene, sa che si prende il suo box e se lo può gustare a casa. Io lavoro principalmente solo, quasi totalmente da solo, perché ho scelto di fare questo, ho scelto di fare in modo da poter manipolare il cibo solo con le mie mani e non avere altri tipi di manipolazione di altre persone. Questa è una scelta che ho fatto, anche potete vedere il locale non è grandissimo ed è gestibile con una persona sola che vende al dettaglio il prodotto richiesto dalle persone che hanno. Questo locale l'abbiamo realizzato, diciamo, quasi in toto con le mani, mediante poi anche un operatore Claudio Canini che lo faccio io apposta per fare degli affreschi che hanno in Giappone. E non ho preso nessun tipo di finanziamento perché, dico la verità, per i tempi tecnici e anche forse un po' scoraggiato dalla burocrazia italiana, ho deciso di investire i soldi che avevo messo da parte mia. Nelle sushi che vado a creare mi piace riportare un po' di Sicilia e lo faccio con principalmente il pistacchio, il Gronte, la crema di sacchi di Gronte. E la bottarga di tonno, ma all'occorrenza metto anche altri prodotti del territorio. Essendo da solo, come ho ben spiegato prima, la produzione faccio abbastanza ore durante la giornata, anche 12 ore al giorno, però stare solo mi piace con me stesso, un modo di riflettere, ed essendo anche molto meticoloso, non ho da litigare con nessuno. Così. Io vi auguro una buona proseguimento di programma e un saluto dal società.
Allora, ci scusiamo se il video appunto si vedeva a scatti, ma i frame del video erano un po' troppo elevati per quella che è la qualità della nostra diretta. Andiamo e salutiamo Marco Gugliotta, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci colleghiamo invece con Barbara Braghero e Giovanni Giardina da Fiume Freddo di Sicilia, anche loro. Buonasera. Ciao Rita. Buonasera. Buonasera a tutti. E con Daniele Russo e Martina Musumeci da Lingua Glossa. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie di essere con noi. Allora, parto proprio da Martina e Daniele. Martina e Daniele appunto sono titolari di Nicanucci. Nicanucci, intanto, diciamo, lo faccio dire direttamente a voi, cos'è e quando nasce? Nicanucci apre le porte il 19 febbraio del scorso, quindi è proprio un'apertura recentissima. Apriamo ovviamente in una situazione particolare, apriamo dopo una lunghissima ristrutturazione, lo siamo tuttora, una pasticceria con bar annesso, un locale che si trova proprio nella zona centrale di Lingua Glossa, in via Roma, è un locale storico, dico storico perché è presente da oltre 70 anni, sempre lì nello stesso domicilio, però noi dopo una lunga ristrutturazione l'abbiamo rimesso in sesto, diciamo, l'abbiamo riammodernato, l'abbiamo plasmato in base ovviamente ai nostri desideri e oggi finalmente ce l'abbiamo fatta, al di là del contesto, al di là un po' della situazione. E appunto voi aprite, anzi dovevate aprire, poi la pandemia vi ha impedito di aprire e voi vi siete comunque industriati e durante il periodo di chiusura forzata cosa avete fatto? Sì, è vero, l'apertura ovviamente si è posticipata rispetto ai nostri piani, di molto posticipata, però poi abbiamo detto che dovevamo comunque provarci a almeno mettere in funzione quello che è la parte, il cuore della nostra struttura, ovvero il laboratorio, perché in qualsiasi pasticceria il cuore è il laboratorio, e così nei primi periodi di zona rossa addirittura abbiamo optato per sfruttare esclusivamente, o nel fine settimana addirittura, proprio il laboratorio, quindi sfruttarlo per una vendita su prenotazione e soprattutto esportazione dei nostri prodotti tipici, pasta di mandorla, pasta di nocciola, da qui il nome come vedremo, e mostacciole. Quindi il periodo natalizio ci ha favorito in questo senso, abbiamo optato per delimitare il nostro servizio a quello che poteva essere la prenotazione e la vendita all'estero tramite le varie piattaforme sul sito per lo più, e abbiamo superato, diciamo, quella fase iniziale proprio attraverso questo tipo di attività. Martina, cosa significa Nicanucci? Nicanucci intendo significa piccola nocciolina, anucide in siciliano praticamente, perché intanto volevamo dare un nome che riprendesse comunque la nostra tradizione, la tradizione lingua-glossese, ma anche un nome che riprendesse il nostro dialetto, il dialetto siciliano. E infatti Lingua-glossa è sempre stata circondata da noccioleti ed è un prodotto tipico della tradizione proprio pasticcera lingua-glossese, appunto delle paste di mandorla e delle paste di nocciola. E poi ci piaceva anche suono, perché se viene detto velocemente Nicanucci sembra quasi Nicanucci, e quindi ci sono proprio anche la suonanza con le due parole. Già, e quindi già quasi possiamo dire una fidelizzazione, diciamo, in fiducia. Esatto, anche quello. Esatto. Sulla presunzione di fiducia, sì, sì. In anticipo. Barbara e Giovanni, andiamo da una coppia all'altra, buonasera. Allora, voi invece siete aperti da un po' più di tempo, da circa 9 anni, e avete aperto senza una tradizione, possiamo dire, alle spalle.
Quanto è stato difficile questo? Ma diciamo che all'inizio è stato parecchio difficile, proprio perché non siamo figli d'arte. Abbiamo imparato tutto durante il nostro percorso. Quindi l'inizio è stato un pochettino complicato, perché ti trovi davanti a problematiche del mestiere, come orari, impasti, perché noi abbiamo aperto inizialmente come panificio. Oggi siamo una bakery dove facciamo un pochettino di tutto. E quindi l'inizio è stato parecchio complicato. Però grazie alla fiducia dei nostri clienti, grazie all'impegno che abbiamo profuso dentro la nostra attività, siamo qui dopo 9 anni, fortunatamente, con una bella attività. E appunto volevo evidenziare come naturalmente a Fiumefreddo, che poi è stato diciamo il paese che, anche perché io sono di Fiumefreddo, abbiamo fatto più riprese, più servizi, ma chiaramente ci sono tante le attività che in questo periodo soprattutto meritano tutto il nostro incoraggiamento e il nostro appoggio. Abbiamo preso quelle nuove, quelle e quelle che appunto in qualche modo hanno tutto uno staff di giovani e che nel caso di Barbara e Giovanni appunto non hanno una tradizione alle spalle, molti invece diciamo hanno già una tradizione consolidata, quindi la scelta insomma è ricaduta loro per questo. E, Barbara, pasticceria e panificio insieme, appunto due anime diverse e un po' come te e tuo marito. Sì, sì, diciamo di sì, noi siamo gli opposti. Ecco, io sono molto magari più un po' più dinamica, lui un pochino più tranquillo, e così è il nostro lavoro. Abbiamo unito quello in cui crediamo, quello che più ci piace, e abbiamo creato appunto questa nostra attività proprio per dare diciamo al nostro cliente tutta diciamo una serie di servizi. E com'è comunque lavorare insieme? Cioè, marito e moglie che lavorano assieme, insomma, non sarà un po' complicato? No, è stupendo. Assolutamente no. Noi stiamo insieme da 9 anni, 24 ore su 24. E ti posso dire che se per caso, per qualunque motivo, magari dobbiamo lavorare lontani, ci cerchiamo. Cioè, se non dovessi lavorare insieme a mio marito, sento quell'esigenza, quel bisogno del consiglio, dell'idea, dell'opinione. Siamo l'uno alla spalla dell'altro. Esatto, sì. Siete perfettamente in simbiosi. Bene. Sì. E allora noi anche siamo venuti anche nel laboratorio, in realtà siamo entrati e vediamo il servizio. Siamo con Giovanni Giardina, un altro giovane imprenditore fiumefreddese. Ecco, nello specifico tu sei al lavoro. Adesso cosa stai facendo? Stiamo sistemando i panini bianchi per questa sera, gemellini, pagnottelle, mafeldine. Questa è ancora la fase dell'impasto? Sì, 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 stiamo impastando, adesso c'è lo staglio e poi la formatura del pane. Voi che quantità al giorno di pane insomma producete? Su centinaio di chili, quello è bene o male. Poi ovviamente non tutte le giornate sono uguali, qualche giornata in più, qualche giornata in meno, però bene o male è quella la quantità. E tu nello specifico, oltre al lavoro qui nel negozio, secondo un po' quella che poi è anche la tradizione nostra, fai anche delle consegne proprio a casa? Sì, sì, facciamo la consegna a domicilio per tutte quelle persone che ne hanno l'esigenza, che lo richiedono, e anche qualche bottega, riforniamo anche qualche bottega. Noi ci conosciamo bene, diciamo, voi avete aperto relativamente da pochi anni. Sì, siamo aperti da non proprio pochi, da circa 9 anni. E adesso siamo in 7 totalmente, in toto. E mia moglie si occupa del reparto pasticceria, io del reparto panetteria. Lei, nonostante le origini diciamo piemontesi e torinese, ha deciso di intraprendere questo filone della nostra attività, che è la pasticceria, qui in Sicilia, seguendo anche quelle che sono le nostre di tradizioni. Thank you.
tanto invece porto avanti la tradizione del pane, sia dal pane casereccio invece a quello non più tradizionale ma moderno, con intagli, disegni, cereali, un po' di tutto quello che c'è oggi anche in giro. Quanti dipendenti avete? Cinque. Sono cinque, siamo tutti di età compresa tra i 20 e i 40 anni, e più io e mia moglie, che ci dedichiamo sempre alla nostra attività. Questo appunto è la panetteria pasticceria di Barbara e Giovanni. Andiamo anche a leggere dei commenti intanto che sono arrivati. Gennaro Miano scrive, riferendosi a Fabio Costa, quindi all'ospite di prima: grande Fabio, complimenti. Complimenti e coraggio anche a tutti gli imprenditori che credono nel territorio, facendo i fatti, non a parole, e che contribuiscono certamente a creare un avvenire migliore. E poi Pirosca, Farkas, che è la nostra Paola Platania, scrive: Barbara e Giovanni siete davvero bravissimi, dal salato al dolce tutto buonissimo. Grazie, grazie. E complimenti a tutto il vostro staff, siete molto cordiali e professionali. Ci grazie. Martina e Daniele, il vostro staff è anche il vostro staff uno staff fatto di giovani. Sì, nella quasi totalità è composto da giovani, abbiamo cinque collaboratori, di cui uno è meno giovane, diciamo così, Nicola Consoli, in foto si vede, il pasticcere che già da prima gestiva la pasticceria e che ho fortemente voluto al mio fianco anche adesso con questa nuova gestione, perché riuscivo a trasmettere ciò che io richiedevo anche in questa nuova attività, ovvero un prodotto tradizionale fatto bene, fatto seguendo alcune regole, come piace chiamarlo a lui, e che mi dà grandi soddisfazioni, perché parallelamente a quello che è un prodotto innovativo che noi vogliamo, proviamo sempre a offrire, abbiamo scelto di utilizzare o comunque promuovere un prodotto anche tradizionale, legato al territorio, legato alla lingua glossa, che sfrutti il più possibile anche delle materie prime locali, e questo ovviamente non potevamo farlo se non anche insieme a Nicola. Poi ovviamente lo staff è giovane, è fatto da ragazzi, anche presentare brevemente, appunto li vediamo in foto. Sì, li volete presentare? Pasticcera Aurora, che è giovanissima, 22 anni, però è già ampiamente formata, puntiamo molto su di lei, riesce a esprimere in quello che produce tanta eleganza, bellezza. Sono molto soddisfatto e credo che i clienti lo siano anche. E poi ovviamente il personale di sala, da Francesca, Federica, un altro nostro giovane collaboratore sempre in pasticceria, Mario, che ci aiuta con prodotti nuovi e innovativi, oppure Silvio, sempre come aiutante di sala, che ha tanta esperienza sebbene sia un ragazzo. Quindi riusciamo a essere un bel mix. Qual è la filosofia della vostra attività? Appunto, come diceva Daniele, noi abbiamo voluto portare avanti da una parte la tradizione, che viene rappresentata appunto da Nicola, tra l'altro Nicola è anche mio zio, quindi c'è anche questo legame affettivo,
E poi d'altra parte anche l'innovazione con prodotti più innovativi, più particolari, infatti se ne occupa Aurora. E inoltre noi abbiamo fatto anche una scelta da un certo punto di vista abbastanza rischiosa, perché abbiamo scelto in qualche modo, fino a dove è possibile, di evitare di utilizzare plastica monouso, quindi cerchiamo di essere un locale plastic free. Anche le bustine, le paste di mandorla, uno dei nostri prodotti da asporto che vengono appunto esportati, non contengono plastica. Ovviamente è stata una scelta un po' rischiosa anche a livello economico, perché non hanno lo stesso prezzo che può avere appunto la plastica, e quindi a partire dal bicchiere del caffè, che quindi è in carta o comunque compostabile, ai prodotti appunto takeaway, non abbiamo bottiglie in plastica, ma soltanto bottiglie in vetro, lattine. E poi abbiamo cercato anche da questo punto di vista di concentrarci su prodotti siciliani, quindi vini del territorio, birre più siciliane, ma anche prodotti, le bibite, ecco, più tradizionali. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo deciso di concentrarci su prodotti siciliani e questa linea più ecologica, che comunque è stata ripresa anche durante la ristrutturazione, perché abbiamo utilizzato molto materiale, molto legno riciclato, sia dal locale che aveva precedentemente Daniele, quindi c'è anche un legame affettivo, e poi è stato utilizzato anche dei materiali appunto ecosostenibili, alla pittura per esempio. E vediamo, stiamo vedendo appunto, dicevi che c'erano già poi gran parte, insomma, dei mobili, forse i tavoli e le sedie già esistevano. Yeah. E poi vediamo insomma anche le mattonelle, credo, no? Sì, il pavimento già c'era. Il pavimento è già preesistente, è proprio l'elemento che abbiamo voluto lasciare della struttura, mentre il legno comunque... tavoli, sedie, sono tra le poche cose che sono salvate del locale che gestiva la mia famiglia, era un albergo ristorante a Piano Provenzana, e quindi poi è stato distrutto dall'eruzione, però ecco, abbiamo avuto il piacere, anche grazie a un nostro amico e collaboratore con Getto Vecchio, abbiamo avuto il piacere di poterlo riprendere e inserire in questa nuova realtà, e questo è stato per noi molto bello e anche significativo, ovviamente. Quindi il legno, insomma, diciamo, domina il locale, e poi appunto la sicilianità che abbiamo visto, insomma, ci sono diversi elementi chiaramente che rimandano alla sicilianità, però anche con una certa modernità, cioè non è appunto, quindi tradizione e innovazione insieme. Esatto. Intanto Valentina Selgi ci scrive: buonasera, Barbara e Giovanni, siete una garanzia di bontà e qualità anche per chi, come me, è intollerante al lattosio, sempre sorridenti e felici di accogliere i clienti. Bravi voi e tutto lo staff. Un saluto. Grazie, grazie. E invece, riferendosi credo a Nicanu, ci scrive: vive prodotti siciliani, rispetto dell'ambiente, bravi. Raffaele Carriero scrive: meravigliosi. Barbara e Giovanni, appunto. Barbara, tu sei torinese, e poi insomma sei, naturalmente sei sposata con Giovanni, si è trasferita in Sicilia e hai deciso di investire, di scommetterti in Sicilia. Sì, diciamo di sì, anche perché, come tu sai, come ti ho detto già in altre occasioni, a me piacciono le sfide. E quindi quale meglio, quale sfida migliore, ecco. Comunque ho trovato una terra accogliente, ricca di opportunità e soprattutto ricca di ottimi prodotti. E tutte queste cose messe insieme, diciamo, mi hanno dato l'ispirazione appunto per mettermi in gioco. E così è stato. Anche a voi chiedo: qual è la filosofia che sta alla base del vostro locale? Per noi è importantissima la qualità, la ricerca, la particolarità del prodotto, dalla cosa più semplice, appunto, che il pane fatto con solo lievito naturale, al piccolo pasticcino, alla pasta di mandorla, al prodotto anche piemontese che porta mia moglie. Ricerca e particolarità, in modo da sorprendere il cliente visivamente
e col palato. E standard elevati, ecco. Sì. Poi una delle caratteristiche è che c'è il panettone anche tutto l'anno, giusto? Sì, assolutamente sì. Noi ormai è già un paio d'anni che abbiamo portato appunto il panettone, quindi una persona può pensare giustamente dolce tipico natalizio, invece da noi si può trovare comunque tutto l'anno. Addirittura noi l'abbiamo lanciato così come prodotto da abbinare alla granita. Tra l'altro si sposa, è un prodotto che si sposa benissimo e i nostri clienti sono davvero contenti. Ogni anno aspettano appunto questo momento proprio per, invece di mangiare la solita brioche, mangiano magari un panettone diverso da abbinare ogni tipo di granita, abbiamo il panettone. E il vostro staff, abbiamo detto, è tutto di giovani. Avete, diciamo, li avete mantenuti anche durante il periodo, l'apice, insomma, della pandemia? Insomma, non avete licenziato nessuno? No, noi siamo una famiglia, tutti insieme. E quindi per noi sono tutti importanti, dal primo all'ultimo. Non si può stare senza nessuno. Anche un commento di Maria Chiara Chillemi: i Canucci, ragazzi fantastici e prodotti buonissimi. E ancora Barbara e Giovanni invece chiedo: che progetti avete per il futuro? E che progetti abbiamo per non il futuro? Non svelare niente. Il nostro progetto segreto per il futuro al momento è che stiamo puntando appunto sul reparto pasticceria e sul panettone. Il panettone al momento è diventato il nostro prodotto di punta. Abbiamo vinto un concorso nazionale come miglior panettone d'Italia e questo ci dà spunto per nuove sfide di quest'anno e ci saranno novità per quello che riguarda il reparto panettone, ecco, con nuovi gusti. Ah. Sì. Sareste felici se vostro figlio diciamo seguisse quelle vostre orme? Allora, sì, nel senso che io credo che il settore appunto della ristorazione in generale, quindi proprio può essere pasticcere, cuoco, panettiere, allora io ho una frase appunto che mi ripeto sempre, tutti i giorni quando mi alzo la mattina dal letto: noi vendiamo felicità, noi diamo felicità con i nostri prodotti, che possono essere dolci o salati, quindi perché no, vedere una persona felice rende felici. E se mio figlio un domani vuole portare avanti, magari non proprio, ecco, non nel pasticcere, nel panettiere, ma proprio il cuoco, noi ne saremo comunque felici, assolutamente sì. Martina e Daniele, voi appunto avete investito in Sicilia, perché investire in Sicilia? È un discorso forse già fatto, però l'Ingollosa, la Sicilia in generale, l'Ingollosa nello specifico, sono territori dalle infinite potenzialità, questo è indubbio. Parlo dell'Ingollosa perché ovviamente è qui che vivo, è qui che operiamo. L'Ingollosa è un paese che ha potenzialità infinite, così come del resto tutta la Sicilia. Si affaccia su un versante, quello dell'Etna, che è unico, è una porta d'accesso all'Etna come pochi, e insieme al versante sud l'unica porta d'accesso all'Etna, e l'Etna non è un bene, non è un qualcosa di ripetibile, è una fortuna unica che la Sicilia ha, che il nostro territorio ha. L'Ingollosa ha la fortuna di trovarsi proprio lì nel punto giusto, all'interno di un'isola che è meravigliosa, e questo lo sappiamo. Ovviamente le difficoltà sono tante, le difficoltà sono dovute ovviamente a un gap di infrastrutture che limita, e questo è sotto gli occhi di tutti, l'imprenditoria in Sicilia, però questo non vuol dire che non si può fare imprenditoria o che non valga la pena fare imprenditoria in Sicilia, anzi credo che valga doppio fare imprenditoria in Sicilia. Le difficoltà sono tantissime, questo lo sappiamo, non ci dobbiamo scoraggiare. Beni inestimabili, tradizione
veramente unica, e tutto questo ovviamente può rendere attività, e su questo concordo con quanto si diceva prima, il settore della ristorazione nella totalità è un settore trainante, è l'industria vera della Sicilia, e puntando su settori come questi, che ovviamente vanno a corollario di quello che poi è il settore turistico, la Sicilia può veramente, veramente splendere, e questo ovviamente ce lo auguriamo tutti. Voi avete, a proposito del, insomma, il discorso fatto prima, avete goduto di qualche incentivo? No, sinceramente no. Abbiamo puntato tutto sulle nostre forze, ovviamente limitate. In prima persona ci siamo messi insieme a tanti amici che ci hanno aiutato a ristrutturare la struttura, ve lo dico veramente, no? Non si doveva mettere un chiodo in un muro prima di questa avventura, e mi sono ritrovato a impastare, a tinteggiare, abbiamo fatto di tutto, pur di portare avanti questa avventura in prima persona, senza nessun aiuto, diciamo così, non l'abbiamo richiesto, questa è anche un'altra verità, e abbiamo puntato tutto su noi stessi, sulle nostre forze, senza alcun limite, se non ovviamente a quelli personali, economici del caso. Le vostre specialità le abbiamo viste scorrere, ma mi pare di aver capito che sono forse le paste di nocciola, la specialità principale, poi ce n'è qualche altra? Paste di nocciola in primis, poi abbiamo paste di mandorla, i mustaccioli, che è un prodotto tipico del periodo natalizio, e noi abbiamo deciso, come i nostri colleghi, di farlo conoscere soprattutto all'estero e al resto d'Italia tutto l'anno, e poi gli altri prodotti tipici come le paste di arancia, di limone, di pistacchio, ma poi anche ci vogliamo concentrare su dei prodotti più innovativi come torte un po' più particolari, cheesecake, cupcake, cioè, per esempio qui è appena passata una torta di laurea, red velvet, comunque dei prodotti che magari a lingua gloss comunque non si trovano, e quindi è praticamente, come hai detto prima tu, Rita, innovazione e tradizione, ecco, portare avanti queste due linee. A livello affettivo cosa significa questo luogo per voi? Per me è stata una rinascita, perché comunque era il locale di mio nonno, che io non ho conosciuto, hanno avuto mio zio e mia mamma per tanti anni, e poi finalmente, anche grazie a Daniele, ci siamo entrati dentro, quindi abbiamo rivisto nuovo, l'abbiamo fatto splendere praticamente, ed essere in prima persona, però comunque sapere che comunque dall'altra parte, nel laboratorio, c'è una persona che ha delle competenze e che porta avanti anche la tradizione di famiglia, è stato fondamentale. Quindi per me ha un valore affettivo familiare, però d'altra parte sono felice di averlo fatto con Daniele, che anche lui viene appunto da una tradizione più ristorativa rispetto appunto alla mia, e quindi abbiamo portato avanti e abbiamo fuso queste due esperienze, oltretutto che ovviamente ancora siamo giovanissimi, quindi non possiamo dire di avere grandi esperienze alle spalle, perlomeno io. Daniele, qualcosa in più. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa? No, confermo tutto. Confermo. È come si suol dire, il sogno di sé, della vita, no? Realmente parlando. Quando si punta così e ci si butta così a capofitto in un'attività, appunto, che lo possono confermare tutti, anche i ragazzi, quando ci si butta così a capofitto in un'attività in gioco e ti impegna, non esistono le 24 ore, cioè diventano tipo 27, 28, qualsiasi cosa. Tutte quelle che ci sono a disposizione. E di più, quindi a quel punto si capisce benissimo che il valore aggiunto è proprio impegnarsi, cioè diventa
non può essere lo scopo unico di vita, però è una soddisfazione unica. Questo è esatto. In chiusura, Barbara e Giovanni, vi chiedo qual è il segreto del vostro, della vostra unione e del, di questa unione che poi nella vita e nel lavoro. Per me il rispetto reciproco. Anzi, quali sono gli ingredienti, ecco, per restare a te, in tema, possiamo dire quali sono la comunicazione. Rispetto e comunicazione. Esatto. Sì. Il non voltarsi mai dall'altro lato senza aver... chiarito la qualunque senza aver parlato sempre, soprattutto giustamente rispettare le idee dell'altro, perché comunque siamo persone estremamente diverse, anche lavorativamente parlando, e quindi con idee diverse, con progetti diversi, anche se comunque uniamo sempre il tutto, ed è proprio questo, cioè il fatto di comunicare, di parlare, di confrontarci sempre su qualunque decisione. E invece a tutti e quattro chiedo, prima, naturalmente prima ai, a due, prima e poi altri due, cosa, certo, insieme, coralmente no, cosa vi sentite di consigliare a di, diciamo, dei giovani che vogliono magari iniziare proprio questa attività, pasticceria o vanetteria, quindi prima Barbara e Giovanni, avanti. Dirigo il traffico. Vabbè. Io dico solo di non mollare mai, perché i sogni si avverano, se ci credi, se li porti avanti con, diciamo, proprio, come posso dire, proprio con amore, ecco. Bisogna crederci, sì, bisogna credere, sì, sì, in quello investire, che... Investire e soprattutto però crederci. E si, alla fine si avvera, mai avere troppa fretta, ma comunque di portare avanti, se ci credono veramente, di andare, di non fermarsi, perché questo è un settore, come ho già detto prima, e comunque, come continuerò a dire sempre, che dà tantissime soddisfazioni, tante, se si lavora bene le soddisfazioni arrivano, e quindi questo per me è proprio uno dei lavori migliori che esista. Vorrei dire di non fermarsi, quando si parla di soddisfazioni non parliamo di soddisfazioni che sono meramente economiche, no, 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 cioè non è una soddisfazione più che altro economica, perché al giorno d'oggi si può stare bene se riesci a lavorare bene, se rispetti quello che è lo standard, la regola, la qualità, ma è una soddisfazione proprio personale nel vedere il tuo cliente soddisfatto, che ti torna, che ti fa il complimento, che ti elogia nel fare bene il tuo lavoro. Per questo dico, ragazzi, scommettetevi, provateci, aggrappatevi nonostante il periodo sia difficile, ma provateci e vedrete che il riscontro, la soddisfazione da parte del vostro cliente, da chi sta all'altro lato, arriva. Martina e Daniele. È tutto vero, quindi non posso che confermare. Ovviamente l'attività in proprio in generale non è un lavoro per tutti, ma come non lo è nessuna attività in generale, nessuna professione, nessuno. Bisogna essere un minimo più che portati, almeno decisi, convinti, perché le difficoltà ci sono, ma è anche vero, come dicevano i ragazzi, che le potenzialità sono infinite. Non si tratta, è bellissimo quando si dice che le soddisfazioni non sono solo economiche. Non ci sarebbe lavorare in questo settore in questo periodo, non ci sarebbe allora nessun tipo di soddisfazione nel farlo, ma la soddisfazione che si ha nel lavorare a contatto col pubblico, un'attività sempre in divenire, un'attività che varia ogni giorno, gli obiettivi per un'attività di questo tipo sono infiniti. Ogni giorno si può cambiare indirizzo, ogni giorno si può cambiare tipo di prodotto, mantenendo la linea ovviamente della qualità, lo si può fare in un'infinità di modi. Bisogna sempre migliorarsi, mettersi. Carmelo Evangelo scrive: Daniele for president. Daniele è stato il mio maestro per quanto riguarda il settore barman. È un grandissimo professionista, possiamo dire, ne approfitto per dirlo, sarà con voi subito dopo, credo, sì. È veramente
abbiamo Valeria. Un grande appassionato della propria professione, questo è bellissimo. Ci vuole passione, è fondamentale la passione. E proprio oggi, quindi diciamo il fare potrebbe essere un modo anche per i giovani per uscire da un periodo che è stato questo abbastanza devastante, possiamo dire. Oggi dicevano addirittura che molti giovani soffrono da diciamo una sorta di depressione, come se si uscisse da un periodo di guerra. Quindi fare a questo punto potrebbe essere anche positivo e mettersi in gioco. E vi leggo l'ultimo commento di Maria Chiara Chillemi: le paste di Nicola, buonissime da provare. Bene. Grazie. E allora, con questo commento positivo, io, Federica Musumeci ancora scrive: fare, esattamente, fare, sì. Io vi ringrazio per essere stati con noi e a voi auguro un grandissimo in bocca al lupo, faccio un grandissimo in bocca al lupo e insomma grazie per averci raccontato di voi e della vostra storia, insomma, perché poi ogni attività è anche un racconto. Grazie, grazie, grazie a te. Grazie a Barbara Braghero, grazie a Giovanni Giardina. Verremo presto a Lingua Glossa. Infatti, anch'io. Buonasera a tutti. Grazie a Daniele Russo e grazie a Martina Musumeci. Grazie a te. E adesso stacchetto e poi continuiamo con l'ultimo blocco del nostro programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. E allora continuiamo appunto con i nostri ospiti e mi squilla il telefono, cioè, pronto. Salvi, io operatore H24 più per sei corristo di due periodico, ma tu puoi chiamare me Camilla. Oh, era da un po' che non ricevevo una sua chiamata, giustamente mi stavo preoccupando. Ma che carina. sono sarcastica. No, io sono anemica. Il sarcasmo non è una malattia. Non è malattia, però è nome di malattia, no? Vabbè, lasciamo stare. Signorina, mi ascolti, cioè anche se lei non mi ha chiamata, mi sono arrivate bollette da pagare. Sì. Non ne mandi, perché non ne pago. Io capisco lei, io capisco. Lei non vuole fare fila apposta, sì? No, non ha capito proprio. No. Non ho capito, lei non vuole andare a fare fila posti insieme magari quando ci sono persone che prendono pensione. Allora sua Camilla ha già soluzione per questo problema. Da oggi i suoi pagamenti sono in automatico su sua carta di credito. No, ma io non le ho dato il numero della carta. No, non era necessario che le dava la carta di credito, il numero carta, perché mio fidanzato Ivan è hacker. E ha già tutto fatto a debito su sua carta di credito, tutto fatto. Ogni mese. Ma come ogni mese? Cioè io non ho dato nessuna autorizzazione, come fa ad avere i miei dati sensibili? Rita, certe volte non mi sembra nemmeno lei, scusi, ma tutto il mondo ha i suoi dati sensibili. Ma che dice? Che c'entra tutto il mondo? Dico che c'entra, scusi, quando lei va in sito... Su internet, accetta cookie per navigare sul sito? Devo, altrimenti in certi casi non posso andare avanti. E allora sua privacy è da tutti, chiaro, no? Ma cioè, non è che gli altri sanno le coordinate della mia carta di credito, però, se no era finita.
giusto, giusto. Altri no, perché non hanno fidanzato hacker che si chiama Ivan, ma io ho hacker Ivan, fidanzato mio, quindi io Signorina Camila è illegale. Lei lo sta dicendo qua, è legale. No, questo è servizio gratuito per i nostri clienti. Vede cose che noi siamo affezionati ai nostri clienti. Quando noi non riceviamo più pagamenti, allora pensiamo, oh poverino, non ha tempo, ha dimenticato, e allora ci pensiamo noi, tutto gratis, aiuto gratis. Ma quale gratis? Io non vi autorizzo a fare addebiti sulla mia carta, ha capito? No. Questa volta non mi faccio fregare, dirò sempre no, no, non no, c'è problema, no, no. Non c'è problema. Ah, veramente? Certamente che non c'è problema, se lei non vuole dire sì, io non costringo lei. Ah, devo dire che non me l'aspettavo, hai visto? Certo. Mi sorprende, lei mi sorprende. Non c'è problema, non c'è problema, lei non vuole dire sì adesso, ma ha detto sì in altre nostre conversazioni che sono state registrate, allora io prendo sì di altra registrazione e metto in questa registrazione, problema risolto. Cosa? Di nuovo con questa storia? No. Grazie, no, grazie Rita per averci scelto, alla prossima, grazie. E che io... No, io veramente non ne posso più. È tornata, c'era da un po' che non la sentivo, è tornata. Vabbè, come sempre mi turba, ma comunque andiamo avanti che ci sono collegati gli altri nostri ospiti che ci aspettano già da qualche minuto e mi scuso, più di qualche minuto. E abbiamo in collegamento Valeria Violetta. Ciao Rita. Buonasera. Imprenditrice bar lady, Concetta Randelli e Gabriele Russo, artigiani e imprenditori. E poi abbiamo anche Samuele Lembo, imprenditore di Fiume Freddo di Sicilia. Buonasera. Buonasera. Salve, scusate il ritardo, purtroppo un po' di clienti fino adesso. Sei puntuale. Ah, fino adesso addirittura, non pensavo fino a quest'ora. Allora, iniziamo immediatamente andando a visitare l'attività di Concetta Randelli e Gabriele Russo. Che vediamo è la prima creazione di Concetta Randelli, che insieme a Gabriele Russo ha messo su questa attività, appunto questa bottega artigiana di lavorazione del pellame. L'avete fatto in un momento anche particolarmente complicato, in cui diciamo, oltre alla crisi economica, poi si è aggiunta anche quella provocata dalla pandemia. Come nasce l'idea e la passione anche per quest'arte? Diciamo che la creatività è stata uno dei nostri fondamentali, diciamo,
Obiettivi, diciamo così, perché l'arte, la creatività è stato sempre un qualcosa, quindi il creare, ripartire dalle basi, quindi dall'origine, da tutto ciò che si può creare, è stato sempre un qualcosa che ci ha affascinato. Quindi con molto coraggio ci siamo messi appunto in testa di spendere nel nostro territorio, sia a livello di forze, ma anche a livello di studi, di formazioni, perché comunque il nostro è un settore che bisogna, è in continua crescita, anche se non si direbbe, però comunque cerchiamo di affrontare nel nostro territorio quelle che sono le particolari difficoltà che ci sono in questo periodo, ecco, diciamo così. Due professionalità diverse, le vostre, che appunto si fondono poi in questo lavoro. Sì, diciamo abbiamo scelto entrambi di unire le nostre capacità, le nostre competenze, la nostra anche voglia, e l'unione che appunto ci lega sia personalmente ma anche comunque lavorativamente, abbiamo scelto appunto di sfruttarlo in questo senso, e quindi creare per soddisfare anche, se vogliamo, tutte le desideri delle persone, comunque, perché non è facile tutt'oggi trovare neanche un paio di scarpe personalizzate oppure comunque una borsa che più le può piacere. È una passione che nasce, che parte da lontano questa? Diciamo no, io ho lavorato in una fabbrica di calzature dove appunto ho iniziato un po' a conoscere questo mondo. E poi da lì ho voluto rafforzare quelle che sono le mie conoscenze e quindi di investirle appunto vicino a casa mia. Proprio qui, perché nel nostro territorio è un qualcosa che manca, e poi comunque ci tenevamo proprio perché è il nostro territorio, perché comunque la rinascita di Giarre deve essere un qualcosa che deve essere, e quindi in un periodo dove magari molte attività sono in serie difficoltà, noi abbiamo scelto appunto di aprire. E poi successivamente alla pandemia abbiamo scelto di continuare a esistere, perché è un qualcosa che deve essere, proprio per non abbattersi alle prime difficoltà, ma soprattutto da quei momenti appunto rinascere e aiutarsi l'un l'altro, perché molte persone ad esempio passano anche per un caffè o comunque una parola di conforto, diciamo così, perché in questo momento bisogna che ci sia anche questo. Voi siete giovani, nell'apertura di questa attività avete usufruito di qualche finanziamento, magari appunto questi qua proprio dedicati appunto ai giovani? Allora, su questo punto di vista diciamo no, grazie alle nostre famiglie abbiamo potuto fare tutto quello che abbiamo fatto. E dico di no perché abbiamo cercato in realtà di vedere appunto se si riusciva in quello, però è molto difficile, e quindi abbiamo scelto, grazie all'aiuto dei nostri genitori che comunque ci sostengono ogni giorno, di fare. Gabriele e Concetta, intanto andiamo a dire perché questo nome, Amara Dolcezza. Allora, intanto buonasera a tutte e grazie per l'invito ricevuto. Grazie. Poi il nome è stato dato, io sono ovviamente l'amaro, la mia ragazza invece il dolce, è stato dato per diciamo, per far sì che un prodotto, prima di essere, diciamo, sulla vetrina del negozio per farlo vedere alle persone, è stato, diciamo, progettato, quindi c'è stata una rielaborazione mentale del prodotto, un sacrificio per realizzare il prodotto. E quindi l'amaro, con tanti sacrifici, nottate, eccetera, eccetera. E poi il dolce, la creazione. Un prodotto di alta qualità, che è soprattutto un prodotto made in Italy, un prodotto artigianato. Oggigiorno è difficile che trovare qualcosa di vero, di prodotto, diciamo, buono, con qualità. E da qui è nato il nome. Come nasce? Quali sono le fasi di creazione appunto di un prodotto? Accennavi dal disegno poi come si va avanti?
viene, diciamo, trasferito su un cartone, viene fatta la sagoma, facciamo l'esempio della borsa, una borsa, una sezione della borsa, e poi da lì e poi ci sono la fase del delle varie procedure della corda, del della tuna, e poi infine allora, la fase da questo punto di vista diciamo no, grazie alle nostre famiglie abbiamo potuto fare tutto quello che abbiamo fatto. Non vi sentiamo bene, vediamo. Sì, anche noi. Ci sentite? Ora ci sentite? Ora sì, vi sentiamo un po' a tratti. Ci sentite? Sì, ora sì. Non so cosa avete sentito. Allora, diciamo... la fase della creazione sarebbe dalla carta viene passata su un cartone, dove viene fatto il modello, per esempio, della borsa. Quindi viene fatto il fronte e il retro di una borsa e i fianchi. Poi la tracolla viene realizzata sul cartone e poi dal cartone viene, diciamo, viene la fase di scegliere il pellame più adatto per la borsa. Viene poi trasferito il cartone sul pellame e viene, diciamo, ritagliato. Una volta fatto questo procedimento c'è la fase dell'incollaggio dei vari pezzi, le varie, diciamo, assemblaggio del prodotto. E infine viene passato su un macchinario che riesce a levare lo spessore della pelle in base a come uno vuole che sia il tipo di pellame, e poi viene, diciamo, passato nella macchina da cucire, dove viene assemblato il tutto, e poi viene lucidato e sistemato dentro la sua, diciamo, confezione, fatta sempre da noi, cucita e tagliata, e poi messa dentro il stacchetto, dentro la busta personalizzata, e diciamo questo qua è il procedimento. Ok. Delle nostre creazioni. Ok, andiamo da Valeria Violetta. Valeria Violetta è con noi appunto in rappresentanza di Rebetico. Andiamo a vedere anche mentre parliamo qualche foto, qualche contributo video. Intanto diciamo che cos'è Rebetico, Valeria? Allora, Rebetico è un locale, un lounge bar molto particolare, dove noi andiamo a fare dei cocktail affumicati, utilizziamo il ghiaccio secco. Infatti non è solo Rebetico, ma anche farmacia alcolica, per l'appunto, perché l'utilizzo delle nostre materie prime sono tutte bottiglie che provengono dal mondo, abbiamo tantissime etichette, quindi riusciamo anche a deliziare qualsiasi richiesta dei nostri clienti. E diciamo perché si chiama così? Intanto diciamo che... Allora, dobbiamo parlare di Carmelo Evangelu, che lui è l'ideatore, è il cuore pulsante dell'azienda. Infatti lui è il titolare a tutti gli effetti, non solo del progetto Rebetico, ma anche della scuola Barman, Bartender in Flare Zone, di Giarre. E lì lui è greco, e perciò Rebetico va a richiamare proprio la tradizione greca, quella delle taverne antiche dove si è solito ritrovarsi, si passa il tempo in compagnia, si vanno a degustare cocktail tra musica e balli, perché la Grecia proprio è famosa per il sirtaki, comunque per la musica, e quindi va a riprendere proprio questa concettualità, la concettualità del convivio che è sempre presente per lo spirito greco. Oltre appunto al, come dire, la convivialità, qual è poi la filosofia che sta alla base della vostra attività? La nostra filosofia in primis è quella del saper bere. Essendo una scuola di formazione, proprio teniamo sulla formazione professionale dei ragazzi e alla sensibilizzazione all'utilizzo dell'alcol. Infatti Carmelo è sempre presente con dei progetti anche nelle scuole. La nostra filosofia è proprio quella di far conoscere quello che è il cocktail nella sua interezza, la degustazione di vari prodotti, che non ci dobbiamo solamente fermare ai prodotti conosciuti, ma anche andare a sperimentare con delle nuove tecniche. Infatti noi utilizziamo profumi, utilizziamo, come ripeto, affumicature, che non si è soliti comunque nella piazza del nostro territorio.
Andiamo di nuovo da Concetta e Gabriele, che appunto sono ancora chiusi dentro la loro bottega artigiana. Li abbiamo sequestrati da tempo. Appunto la bottega che sia negozio che laboratorio. Il laboratorio vede al centro chiaramente la manualità, come abbiamo detto prima. Cos'è quello che diciamo è più affascinante del lavoro dell'artigiano? Sicuramente sì, qua rispondo io, perché sicuramente il creare qualcosa è sempre, o perlomeno per me, un qualcosa di affascinante. Già creare qualsiasi cosa, perché noi comunque spaziamo su vari settori, diciamo così, anche se l'amara dolcezza, diciamo, ha un'impronta di pelletteria, però spaziamo sulla fotografia, sulla tappezzeria, su un po' tutto quello che è appunto il creare, perché comunque creare qualcosa, cioè o meglio dire partire dall'idea che si ha e poi crearla è qualcosa comunque secondo me di impagabile. E questo ci affascina appunto ogni giorno. Si assapora il sacrificio anche del fattore del negozio, è stato costruito da noi col fai da te, i mobili, l'interno del negozio. L'artigianato proprio vive in noi. È una cosa, diciamo, una cosa che dà soddisfazioni come... Infatti siamo segregati ancora qui proprio perché non ce ne vogliamo andare, non perché... Non vi volete separare da questo luogo. Perché il tempo passa in fretta e quindi... E vi dicevo appunto, avete in progetto magari in futuro di fare anche dei corsi all'interno della vostra bottega? Sì, già praticamente abbiamo avuto qualche piccolo stage, corso, diciamo così, con delle persone che hanno voluto realizzare, chi per passione, chi per progetti scolastici, universitari, hanno voluto appunto realizzare una borsa, un portafoglio, comunque qualcosa che gli piaceva fare e avevano la voglia di realizzare. E noi abbiamo appunto messo le nostre, diciamo, capacità, o voglio dire comunque i nostri strumenti anche, affinché appunto realizzassero loro stessi con le loro mani appunto il prodotto, che comunque sarà unico perché, diciamo, è stato fatto da loro stessi. E sì, poi in futuro magari, diciamo, ci saranno nuovi progetti che ovviamente prevederanno appunto dei corsi, delle collaborazioni anche con delle persone, o meglio, diciamo così, avere questo confronto con altre persone, mi piace dire così, anziché corsi o comunque formazioni. Mi raccontavi che già anche dei ragazzi che dovevano fare un lavoro, credo per l'università, sono venuti da voi. Sì, sono venuti da noi, soprattutto anche una ragazza che vive, diciamo, alla residenza qui a Giare, però praticamente per studio sta a Milano e quindi, essendo che sta frequentando una facoltà appunto della moda, diciamo sull'accessorio in generale, aveva questo compito, questo progetto datogli appunto dall'università e ha scelto proprio di venire qui e farlo qui nella sua zona e quindi sviluppare, ideare, disegnare ancora prima e poi svilupparlo, crearlo, questa borsa che appunto poi ha presentato in un suo esame, ecco, in questo suo progetto universitario. Ed è stata anche per noi una soddisfazione, uno scambio di idee, che sicuramente penso in futuro, se ce ne sarà l'occasione, vedremo. È qualcosa che bella condividere, sì, anche il proprio mestiere senza avere, diciamo, invidia, oppure diciamo non trasmettere quello che uno sa, perché il giorno d'oggi è difficile che qualcuno ti trasmette le proprie esperienze, oppure lo stesso,
Io parlo anche del mio campo passato, fotografia, che attualmente l'ho messo in questo settore, che lavorando poi ho visto che c'era, diciamo, concorrenza, diciamo. E quindi il non trasmettere magari alle altre c'era persone. C'era la paura che uno non va il mestiere all'altro. Ed è una cosa brutta, perché alla fine non c'è niente da rubare, è una cosa bella che uno condivide. Sia noi condividiamo qualcosa, sia prendiamo, anche, diciamo... Bisogna anche trasmettere appunto il proprio sapere. Valeria Violetta, un locale del genere che a Giarre, insomma, è un locale diverso dal solito lounge bar, temevate magari... Sì, è un locale diverso perché offre servizi diversi. Sì, temevate che magari all'inizio potevano essere... Mi senti? Allora, noi abbiamo scommesso tantissimo proprio sul territorio gerrese, dando comunque un prodotto che fosse diverso, per l'appunto. Però devo dire che nonostante questo ci raggiungono sia da Giarre che comunque dai paesi limitrofi, e in più abbiamo una clientela di tutte le età, e la nostra gioia è che proprio i nostri clienti sono affezionati, ci seguono, ci supportano e ci danno, e tra l'altro loro prendono, cioè ormai hanno acquisito col tempo quello che è una conoscenza alcolica, diciamo così, perché comunque noi teniamo tantissimo a spiegare il prodotto, quello che stanno bevendo, cioè tutto questo ci riempie di gioia proprio avere le persone che vengono a trovarci e vanno a bere anche i cocktail più strani ideati da noi, perché comunque andare a bere un cocktail fatto nei beaker, non utilizziamo noi i soliti bicchieri, utilizziamo ad esempio i beaker, oppure utilizziamo dei bicchieri in ceramica, facciamo, come vedi dalle foto, anche i cocktail con la caffettiera, quindi non sono dei cocktail che usualmente magari si vedono dalle nostre parti. E infatti stiamo vedendo qualche immagine. Sì, si vedono le immagini. Qual è ad esempio il cocktail più ordinato? Allora, il cocktail più ordinato, a dire il vero, è una rivisitazione di un cocktail inglese che è il Pornostar Martini. Le persone devo dire che ci fanno matte, come ad esempio anche il nostro Negroni affumicato. Il Negroni affumicato noi lo presentiamo in un'ampolla e viene affumicato con dei legni di noce americana. E a loro piace comunque di poter giocare con i fumi, con le ampolle. E quindi in quel momento il cliente va a giocare e quindi interagisce lui con col cocktail. Sì. E quando avete aperto, diciamo 3 anni fa, già c'era comunque la crisi economica, comunque c'era. Quanto è stato difficile ingranare? Dici con la crisi? Con la crisi economica all'inizio, prima del coronavirus, sì, c'era la crisi, però onestamente, essendo che il nostro prodotto è per i giovani ed è un prodotto comunque di divertimento, di relax, essendo che a tutti piace uscire, onestamente non abbiamo avuto problematiche di crisi. La problematica l'abbiamo avuto adesso col fatto che siamo rimasti chiusi e giustamente non abbiamo fatto asporto, perché teniamo di più a utilizzare, cioè ad avere i nostri cocktail, dare l'atmosfera adatta, comunque poter spiegare il cocktail, e quindi ad esempio noi non ci siamo cimentati nell'asporto in questo periodo di chiusure. E cosa pensi invece del coprifuoco? Quanto ha danneggiato attività magari come la vostra? Allora, quello tantissimo ci ha danneggiato un po' tutte le attività, la nostra in particolare, perché comunque noi siamo un locale prettamente notturno e quindi la maggiore affluenza ce l'abbiamo dopo cena. E il coprifuoco, se continuerà comunque, essendo le leggi comunque che decidono loro
per lo più cosa fare, se ancora continuerà il coprifuoco fino alle 10, là creerà un problema con le persone, perché le persone dovranno decidere se andare a mangiare la pizza, andare al ristorante, andare al pub o andare a bersi un cocktail, quando invece prima si aveva la libertà di poter fare sia l'uno che l'altro. Cioè il momento bello era proprio questo, cioè poter decidere di andare a fare l'aperitivo prima, poi magari andare a mangiare nei ristoranti che offre la zona, poi successivamente tornare per un cocktail, cioè per poter passare dei momenti piacevoli, che alla fine è questo quello che interessava. Oggi invece dover poter scegliere a causa di una limitazione, che comunque io sono molto contrario al coprifuoco, perché in più dà pure l'affluenza delle persone, la crea maggiormente. Cioè se il fine è quello di non creare assembramenti, dando una limitazione di orario si creano appunto questi assembramenti. Intanto c'è qualcuno che ti saluta, Angelo San Filippo. Ciao Angelo. Io ne approfitto. Sì, giustamente. Andiamo da Samuele Lembo. Samuele Lembo, a Fiumefreddo di Sicilia, anche lui ha deciso di, dopo anni di esperienza, di scommettersi nel proprio paese. Andiamo a vedere l'attività di Samuele Lembo. Ci troviamo in una bottega del centro storico di Fiumefreddo di Sicilia. Anche questa bottega è stata messa su da un giovane imprenditore che si è scommesso qui nel proprio paese, che ha anche una tradizione alle spalle. In questa bottega, possiamo dire proprio putia, al centro di Fiumefreddo di Sicilia, come vediamo troviamo un po' di tutto, un po' proprio sulla scia di quelle che erano le antiche putie. Del resto Fiumefreddo di Sicilia un tempo si chiamava Putieddi, perché lungo la via principale c'erano appunto tutte queste botteghe che servivano al ristoro di chi appunto, dei viaggiatori, di chi passava da Fiumefreddo, perché Fiumefreddo era ai tempi un paese semplicemente di passaggio, che poi nel tempo divenne paese. E con Samuele Lembo ha portato avanti la tradizione di famiglia e ha voluto scommettersi qui nel proprio paese. Vediamo che c'è soprattutto una vasta scelta di formaggi. Ecco, qual è, diciamo, il principio ispiratore della bottega? Ecco, cosa tieni, insomma, a portare tu in questa bottega? Tengo a portare innanzitutto formaggi molto tipici, quindi puntare sulla tipicità della nostra terra, qualche cosa anche di salumi, qualche prodotto di macelleria, qualche prodotto anche formaggi fanno qua a Vigna Grande, quindi un prodotto molto locale. Questo, diciamo, è la punta del negozio. Poi, diciamo, ci sono i contorni, come pasta, salsa, dobbavadia e anche prodotti tipici come vari tipi di sughi che vengono prodotti qui a Solicchiata. E, diciamo, appunto, troviamo anche il vino, troviamo anche i salami. Sì, sì, qualcosa di vino anche delle zone di Noto, quindi anche questo, qualche tipo di vino pugliese, comunque siamo sempre sul sud, prodotti calabresi. Diciamo il punto tutto sulla tradizione, diciamo, nostra e comunque del sud. Questo, diciamo, è l'idea che ho sempre avuto e cerco di mirare a questo. Come mai sei voluto rimanere a Fiumefreddo? E mi dicevi ieri che a volte è anche difficile tenere anche prodotti paradossalmente siciliani. Sì, un paradosso che mi domando tutti i giorni. Ho cercato ampiamente di portare anche i crudi, i determinati prodotti, diciamo, di salumeria tipici nostri dei Nebrodi, ma il problema è l'alto prezzo che al momento anche nel passato c'è un esempio banale, tanto per fare un esempio, posso portare un San Daniele che viene dal Friuli a 10 euro a chilo e devo prendere un prodotto a 40 km di distanza a 30 euro a chilo. È un contrasenso. Non riusciamo a valorizzare i nostri prodotti. Questo è il problema. Perché non so il motivo, ma i nostri prodotti, soprattutto il crudo suino nero dei Nebrodi, è inaccessibile. Quindi ho deciso al momento di non trattarlo per via dell'alto costo,
visto anche il momento che stiamo passando, boh, dell'epidemia, quindi siamo un po' economicamente tutti distrutti. Sei comunque felice della tua scelta? Sono felice, sì, sì. Sono felice perché ho 25 anni di esperienza nella grande distribuzione. Ho girato un po' tante aziende. E visto che si parla sempre di fare sacrifici e sostanzialmente di non avere nulla in cambio, ho preferito realizzare sto sogno che tenevo nel cassettino da molto tempo, e visto che è così, 20 ore per 20 ore li faccio per me, per la mia famiglia, per il paese. Allora, Samuele, questo era la tua, il tuo, diciamo, negozio, la tua bottega, abbiamo detto un po' sulla scia di quel che fu Gutierri. Anche a te chiedo se dopo anni di esperienza nel settore, insomma, hai deciso di scommetterti, hai avuto qualche incentivo o anche nel tuo caso hai dovuto contare sulle tue sole forze? Nel mio caso no. Non ho avuto incentivi, e quello che avevo ho messo in gioco. Un piccolo aiuto anche alla famiglia c'è stato, ma ecco, non ho avuto incentivi, no. Ci sono delle agevolazioni per chi prende a lavorare magari un apprendista, ecco, nei tuoi progetti futuri? Allora, sì, agevolazioni ce ne stanno, soprattutto per chi riceve reddito di cittadinanza o comunque per l'apprendistato, però diciamo il periodo non vale la pena prendere nessuno in questo momento perché non c'è riscontro, quindi anche se mi piacerebbe avere un aiuto, anche per avere un po' più di tempo io per girare, sai, purtroppo non si può con tutte le agevolazioni che ci stanno. Infatti anche nel tuo caso fai tutto da solo, tu vanti una tradizione alle spalle, infatti c'è una storia, un aneddoto che ricordi dall'infanzia che poi ti ha ispirato questa, ti ha instillato più che altro questa passione? Ma una cosa in particolare no, diciamo il ricordo che ho che stavo sempre sul mercato da mio padre, ecco, stavo sempre nella zona della salumeria. Io sono un tipo che piace mangiare bene, e quindi anche da questo dipende la scelta di lavoro. Se non avrei fatto questo tipo di lavoro avrei fatto il cuoco sicuramente. Quindi non c'è una storia in particolare che possiamo raccontare? No, in particolare no, che io mi ricordi no, anche perché comunque parliamo, ero molto piccolo quando ai tempi del supermercato di mio padre. Parliamo anni 80, dagli anni 80 al 92, è quello abbastanza piccolo. Non c'è una cosa in particolare, no. Torniamo a Concetta e Gabriele. Voi, diciamo, ovviamente sì, lavorate il pellame, ma utilizzate anche altri elementi poi nella realizzazione dei vostri prodotti, delle vostre opere, possiamo dire. Avete in mente anche per il futuro delle collaborazioni magari con altri artigiani, altri artisti, altre professionalità? Allora, in passato abbiamo avuto qualche collaborazione per delle borse, per fare delle borse, però in futuro vogliamo fare qualcosa con la pittura, con la pittura, oppure fare qualche borsa, proporre nel senso una collaborazione con persone, con artisti che stanno pitturate sulla pelle e far sì che il prodotto, diciamo, venga valorizzato ancora di più. E diciamo far avvicinare nel senso più ragazzi possibile a questa, diciamo, a questi nuovi progetti e condividere sempre diciamo le passioni e questi, diciamo, questi lavori. Voi personalizzate anche, date la possibilità di personalizzare i vostri prodotti. Sì, questo qua noi
diamo la possibilità di personalizzare i prodotti, gli accessori, i portafogli, borse, scarpe. E quindi c'è la possibilità anche il portachiave di personalizzarlo, e quindi il punto forte del negozio è anche la personalizzazione, che al giorno d'oggi è uno strumento in più per farsi conoscere dalla personalizzazione e far sì che un prodotto venga realizzato in maniera, diciamo, unico come unico. Lo vuole il cliente, come richiede il cliente. E c'è un prodotto che è più richiesto rispetto ad altri? Rispondi tu. C'è qualcosa che vi caratterizza, che insomma dice andiamo da Gabriele e Concetta perché lo trovo solo lì? Allora, noi abbiamo avuto molte richieste sia per quanto riguarda le calzature, perché magari molte persone vogliono, diciamo, sia un qualcosa di personale e quindi ideato, pensato da loro stesso, sia per la calzatura e sia nelle borse. E quindi, essendo che noi realizziamo anche calzature su misura, ovviamente le persone hanno questo input in più per ideare le loro sneakers, per dire, oppure le proprie calzature, diciamo un po' più elegantine, ecco. E quindi con le calzature sicuramente abbiamo un prodotto, cioè una richiesta magari in più con le calzature, diciamo, su misura. Ad esempio, ne vediamo qualcuna, no? Sì, magari vedendo un prodotto da noi realizzato, quindi dalla nostra idea, le persone vedendole possono dire magari a me mi sarebbe piaciuto con la parte superiore sul davanti, ad esempio verde. Allora da lì praticamente si hanno molte richieste, nel senso su misura, la personalizzazione, come diceva il mio compagno prima, è un qualcosa che, essendo che nel territorio non esiste, diciamo così, è un valore aggiunto, e quindi abbiamo delle richieste in questo senso. Sì, questo sì. Poi ovviamente il periodo è quello che è, però l'idea c'è, lo stimolo delle persone c'è, abbiamo una risposta in questo senso. Per quanto riguarda i modelli, sono modelli che disegnate voi, che create voi, oppure vi ispirate comunque ad altri modelli esistenti? Dei modelli, sia per quanto riguarda le calzature che anche le borse, sono dei modelli che realizziamo noi. Poi ci sono anche delle situazioni in cui le persone vengono proprio con una foto, per dire, e dicono, ci chiedono, ma potete realizzarlo in qualcosa di similare, però in base alle loro necessità? E allora lì praticamente noi cerchiamo di andare incontro a quelle che sono le esigenze intanto delle persone. Però la maggior parte delle cose che esponiamo, ecco, appunto nel nostro negozio, sono realizzate, ideate, disegnate da noi stesse. Quindi sono portachiavi, sì. Scusa se portachiavi che realizziamo personalizzati, qualsiasi forma. Cioè l'idea, diciamo, sì. Realizziamo noi. Questi sono appunto dei portachiavi. Il punto forte è questo qua, cioè farli, diciamo, noi. Voi. Certo. Le nostre mani, l'artigianato, diciamo, quello, ecco. Che ora, quello che era valorizzato un tempo, adesso che praticamente non si trova più, cerchiamo appunto di far riscoprire questi nuovi valori nei tempi di renderli fruibili. Perfetto. Torniamo a Valeria. Valeria, tu sei anche una docente, e quali sono le tecniche, ecco, cosa insegni? Allora, noi insegniamo intanto la storia del bartending, quindi partiamo proprio dall'inizio, dalle radici, dalla creazione del cocktail, andiamo a parlare dal 1860, nel 1806, quando nasce proprio la parola cocktail, cioè la nostra storia inizia da là. Poi parliamo di tutte le evoluzioni che vanno dal proibizionismo e la nascita di determinati cocktail fino ad arrivare al 1970, che ha segnato tantissimo con l'avvento delle discoteche, fino a oggi.
comunque tutte le tipologie di cocktail che sono esistenti e sono registrati in IBA. Poi facciamo anche corsi mixology, che io sono molto affezionata ai corsi mixology, perché là andiamo a studiare proprio, facciamo un utilizzo delle spezie, delle tecniche particolari che sono un mix tra il vecchio e il nuovo. Quindi abbiamo delle tecniche che sono antiche. Ultimamente abbiamo fatto una masterclass, cioè una giornata dedicata proprio alle affumicature e alle arie. L'affumicatura è proprio, era un vecchio metodo di conservazione che avevamo 90.000 anni fa, già era esistente insieme all'essiccazione, e oggi invece viene utilizzato proprio per aromatizzare, per dare un sapore ai nostri cocktail. E in più abbiamo studiato anche le arie, che sono una nuova texture. Questa invece è una tecnica moderna che viene utilizzata proprio per dare un aroma in più ai cocktail. Ad esempio, un cocktail famoso che abbiamo postato sui nostri social è stato un americano all'aria d'arancia. Per chi l'ha assaggiato è ottimo, perché è un cocktail che ha proprio, è un americano vecchia ricetta, quindi ha le gocce di angostura che è molto amaricante, poi ha la tonica, e in più ha questa essenza d'arancia che proprio è creata da questa schiuma che si va a sciogliere proprio appena va a contatto con la lingua. Quindi noi diamo una preparazione molto completa anche al fine di andare alla ricerca di un lavoro, perché comunque quello che noi vogliamo andare a preparare sono i ragazzi di tutte le età. Io quando intendo ragazzi parlo proprio di persone che hanno dai 18 ai 40, 45 anni. E chiunque venga per noi è un ragazzo, perché in quel momento sta proprio andando a scoprire un mondo nuovo che ha visto solamente da cliente, e quindi non conosce tutte le tecniche o tutti i segreti del nostro mondo, perché alla fine il nostro è proprio un lavoro di empatia. Noi diamo un contatto, cerchiamo di creare un'emozione quando andiamo a fare un nostro cocktail, quindi per questo andiamo a ricercare anche delle tecniche che danno una certa spettacolarità. Infatti qua stiamo vedendo le immagini di cocktail affumicati dentro i teschi, perché proprio ci piace anche andare a ricercare comunque dei bicchieri particolari per andare a sbalordire i nostri clienti. Poi ovviamente ci sono le tecniche di aromatizzazione che danno proprio un tocco in più e danno anche una personalizzazione al cocktail. Intanto arrivano anche dei commenti. Andrea Parasiliti, grande Valeria, super maestra, piena di passione per il suo lavoro e voglia di trasmetterla a tutti i suoi alunni. Grazie. E poi Daniele Russo che scrive: brava Vale, vera maestra e grande professionista. E su questo non c'è dubbio. Sì, grazie mille. E quando avete aperto, chiedo anche a voi, avete goduto di qualche incentivo? Noi no, noi abbiamo investito su entrambe le nostre attività, sia la scuola barman che anche nel locale, abbiamo investito tutto con le nostre forze. Abbiamo avuto anzi l'aiuto nella costruzione. Quando abbiamo costruito il nostro locale abbiamo avuto l'aiuto di tutti i nostri, tutti i nostri bartender. Infatti il nostro è proprio un locale costruito da bartender, però per quanto riguarda invece aiuti economici da parte dello Stato, no, quello assolutamente. Samuele, a te invece chiedo se hai pensato anche all'export, all'export, all'e-commerce, soprattutto in un periodo come questo. Sì, già sono attivato da un po' di mesi, esportazione sia nazionale che estera, già ho fatto qualche spedizione di prodotti. E non ho ancora un sito web che sto pensando di realizzare. E anche perché c'è una piccola spesa da fare, quindi bisogna anche impostare la situazione bene, perché creare un sito web significa che devi avere sempre la garanzia del prodotto disponibile, quindi devi attenerti a determinate regole, a determinati requisiti. Però già da parte mia sto facendo tanto su Facebook, ho creato una pagina, cerco di pubblicare spesso i prodotti, di fare, diciamo, un po' di pubblicità così, soprattutto per l'esportazione. È un incentivo forte quello. Se riesco a realizzarlo, quello è un buon incentivo. Certo. Tu hai prodotti tipici, ma ne fai anche di tuoi. Quali?
Sì, allora quello che preparo io, che mi diletto a preparare, sono gli ortaggi, quindi le melanzane, i peperoncini ripieni, i peperoncini sott'olio, con mollica, con tonno, la cipolla, diciamo tutte, tranne i funghi è un prodotto un po' delicato, a rischio, quindi no, là non mi ci metto. Ma su tutto quello che posso fare io lo faccio, quindi preparo, diciamo, tutte queste cose, queste conserve, chiamiamole, ecco, che alla fine sono conserve. Soprattutto il pezzo forte è il peperoncino ripieno e il pecorino stagionato marinato e poi messo sott'olio. Sono due prodotti che stanno andando molto, molto, molto bene, richiesti, molto richiesti. C'è stato però un calo delle vendite in questo periodo? Sì, sì. Purtroppo c'è stato, si sente, se ne risente anche nella giornata, come si dice, nella quotidianità del giorno, perché purtroppo sappiamo qua lavoro la maggior parte col settore turistico, quindi essendo fermo lui, siamo fermi noi di conseguenza. In chiusura ti chiedo, qual è il tuo il prodotto, il tuo cavallo di battaglia, ecco? Allora, come cavallo di battaglia ne ho avuto più di uno. Dalla cosa più semplice, la mortadella, quella da 50 kg, al parmigiano dei 30 mesi stagionatura, diciamo, a qualche tipologia di crudo un po' particolare proveniente da noce. Andiamo anche in chiusura anche da Concetta e Gabriele. Invece a loro chiedo com'è stata la risposta delle persone, degli utenti, da quando avete aperto, insomma, fino ad oggi. Iniziano a conoscere, insomma, qual è la risposta, appunto, il feedback? Il feedback è positivo. Io sono del parere che se uno si comporta cordiale, sempre con la testa sulle spalle, con i piedi per terra, ed è sempre gentile, non vedo perché dall'altra parte si, diciamo, dobbiamo avere un riscontro negativo. Io vedo qua da un anno e mezzo che ho il negozio che, diciamo, i clienti non si sono venuti, nel senso, nonostante che bisogna, diciamo, un settore che bisogna avere, intanto il sorriso non deve mancare mai, quindi i problemi che ci sono a casa bisogna lasciarli a casa, e quando si viene a lavorare, diciamo, bisogna lavorare con un sorriso e con la passione, e poi la cordialità, i piccoli gesti che il cliente, diciamo, percepisce. Poi riportate anche, peraltro, a nuova vita anche degli oggetti, insomma, che magari si hanno, che sono fatti in cuoio, di pelle. Voi fate anche questo e fate anche delle riparazioni, quindi non solo creazione, ma anche aggiustate. Riparazioni. Sì, perché oggi come oggi è più facile magari riparare qualcosa che uno ha già dentro che comprare, e quindi con le riparazioni lavoriamo quasi molto. Questo devo dirlo, è una fonte, appunto, di, cioè, ci permette di farci conoscere anche molto di più anche con le riparazioni. Quindi andare dal vecchio lavoro del calzolaio al riprendere, ridare vita, appunto, come dicevi, ad una borsa, ecco, a quello che sia, è un qualcosa che sì, ci sta facendo, appunto, un po' vedere un po' di luce, diciamo, in questo periodo un po' particolare, ecco, che ci troviamo a vivere tutti quanti. Ma soprattutto anche perché ci sono clienti che portano prodotti anche affezionati, tipo borse che, sì, diciamo, sono, diciamo, hanno certo un affetto, diciamo, certo, familiare. E quindi diamo un po' una vita, una seconda vita, diciamo così. Una seconda vita, infatti, a questi oggi. E per noi è una seconda affettiva. Certo. Valeria, invece a te in chiusura chiedo, appunto, il vostro staff è composto da giovani, anche nel vostro caso, e tu insieme a Carmelo Evanghelo un po' li guidate, ecco. Carmelo, appunto, fa anche dei corsi nelle scuole per insegnare, per raccontare cosa?
Allora, Carmelo ha ideato un progetto, un nuovo progetto, un nuovo format, che è quello appunto della sensibilizzazione all'utilizzo dell'alcol, soprattutto per i giovani. Infatti lui si rivolge a quelle classi che proprio anche dalle prime classi, cioè non è solamente rivolto ai diciottenni o comunque ai diciassettenni, ma anche prima, perché comunque il suo fine, la sua missione è proprio quella di fargli conoscere l'utilizzo e i rischi soprattutto dell'alcol, insegna quello che è l'autocontrollo, insegna soprattutto quali sono i cocktail che loro in modo errato non conoscono, perché ad esempio molte volte capita questo, che vanno a chiedere il cosiddetto quattro bianchi, lo metto tra virgolette perché in realtà non è un cocktail, è la base per andare a fare un cocktail che sarebbe il Long Island, che magari loro non conoscono. E lì proprio la sua missione è quella di andargli a spiegare l'utilizzo dell'alcol, che l'alcol utilizzato nella maniera corretta anticamente veniva utilizzato come medicinale, perché una volta non esistevano i medicinali per curarsi se non l'alcol. Gli spiega che con l'autocontrollo non corrono rischi per la salute, a parte gli incidenti stradali, che purtroppo è una bruttissima bestia che colpisce un po' tutti. E quindi questa è la missione, che purtroppo non viene nemmeno compresa da tutti, la sua missione, perché solitamente qua chi vede, chi fa sensibilizzazione all'uso dell'alcol magari va a pensare che va a parlare di andare a bere l'alcol, quando invece noi responsabilmente, proprio perché abbiamo una scuola di formazione, andiamo a responsabilizzare e a cercare anche di indurli ad avere un autocontrollo. Sì, infatti. Bene, in chiusura io leggo anche un ultimo commento arrivato da Fabio Locastro, che dice, sì, Daniele Russo sempre al top, sì. E poi complimenti a tutti gli imprenditori, stanno scommettendo, avviando i propri sogni e progetti, e continuate sempre la propria attività e passione per il vostro lavoro. Questo chiaramente è l'augurio che faccio anch'io a voi, ringraziandovi di aver partecipato al nostro programma, e nello stesso tempo vi ringraziamo appunto per essere rimasti qui e aver scommesso appunto sul nostro territorio, per crederci e continuare a crederci. Grazie a Samuele Lembo, grazie a Valeria Violetta, grazie. E grazie a Gabriele Russo, e grazie a Concetta Randelli. Grazie dell'invito. Grazie a te. Grazie ragazzi. Grazie. Buona serata. Buona serata. E adesso stacchetto e poi ultima parte del nostro programma. Torniamo anche questa sera sulla festa di di Sant'Alfio a Vara, e appunto andiamo a sentire l'arciprete parroco Don Giovanni Salvia. In occasione della solennità liturgica dei santi fratelli martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, siamo andati a Sant'Alfio, dove l'arciprete parroco Don Giovanni Salvia ci ha parlato della grande importanza di questa festa per la comunità sant'alfiese. Ci troviamo fronte a questo dipinto di Vito d'Anna con padre Don Giovanni Salvia. Ne approfitto proprio anche per la vostra produzione, e che ci offrite di dilatare il cuore della conoscenza della nostra festa in un periodo pandemico dove gli spazi sono limitati a causa del Covid-19. Per rispondere alla sua domanda, è oggi la festa liturgica di Sant'Alfio, che unitamente ai fratelli Filadelfo e Cirino, tutta la nostra comunità parrocchiale e civile si sente protetta da questi tre fari di luci importanti della vita cristiana, perché ci conducono alla realtà cristocentrica, il valore che Cristo è il Salvatore e Cristo che dona la grazia santificante a tutti noi. Quindi la risposta del martirio dei giovani, questi giovani che hanno gradito a Gesù offrire tutto se stesso, significa che, come in quel tempo, anche oggi i nostri giovani, le persone di buona volontà,
possono optare con la grazia di Dio in una scelta più alta per essere davvero amici di Gesù. Quest'anno la festa di Sant'Alfio è stata spostata, non più la prima domenica, la solennità religiosa, ecco, non più la prima domenica di maggio, ma il 16 maggio ci sarà appunto la solennità religiosa di Sant'Alfio. Ecco, quali sono gli appuntamenti principali? Aver trasferito dal 2 al 16 per il nostro popolo santafiese è stato una sofferenza, perché siamo attenti a quelli che sono i dettato della tradizione, della bontà della gente, ma tutti conveniamo che causata non è stata la nostra mancanza, ma la pandemia. Quindi il programma che faremo dalla vigilia alle 15 con la solenne Santa Messa di apertura delle ore 19, sabato 15, e in particolare nella domenica 16, che abbiamo messo più sante messe per dare disponibilità a quelle che sono le normative di non affollamento, quindi con 8 sante messe, con una capacità, grazie a Dio, questa bellissima chiesa che ha 200 posti, abbiamo già messo tutte le disposizioni di distanziamento di tutto quello che concerne, e allora le sante messe sono l'appuntamento cardine della festa liturgica. Non toglie questo al pontificale delle ore 10, che diventa la comunione del nostro stare con il vescovo emerito Salvatore Pappalardo, in quanto il nostro vescovo Antonino aveva già dato disponibilità il 2, che purtroppo è stato rinviato per gli effetti che vi ho detto poc'anzi. Il nostro vescovo Antonino Raspanti ha gradito molto la presenza del vescovo emerito Salvatore Pappalardo, e il pontificale, proprio per dare più spazio ai nostri fedeli, ai tanti devoti sparsi in tutto il nostro territorio catanese, ci sarà questa diretta che è ausilio per un incontro di preghiera. Tutto quindi verrà determinato anche attraverso i volontari, attraverso le forze di polizia, i carabinieri, polizia locale, il NOES, tutte le persone che ci aiuteranno affinché questa festa sia ben distribuita anche in quel senso di sicurezza per la salute di tutti i devoti e di tutte le persone che parteciperanno a questo bellissimo appuntamento del 16 maggio, giorno della nostra festa, che poi si porterà avanti fino al 23 con l'invito di tante comunità. Ogni sera una comunità parrocchiale che potrà bene ancora di più prolungare questo sentimento di fede, come i nostri santi hanno potuto testimoniare eroicamente. Cosa significa per i sant'alfiesi questo momento ogni anno? Beh, scherzando, se si può, i sant'alfiesi hanno... vanno in tachicardia spirituale, nel senso che il loro cuore è un'esplosione di gioia, e che hanno trasmesso anche a me. Vi racconto proprio, c'è stato da parte dei fuochisti, che in questa festa sono stati un po' penalizzati, e da parte dei fuochisti, dicevo, e del governatore, lo scambio, ecco, aver portato a questo altare il fiore, la devozione e la sostegno perché tutto possa andare bene. Ecco, io ero lì in un angolino, un po' di commozione, questi me la stanno trasmettendo anche a me, questo sentimento di gioia, ecco, di entrare in questo amore verso queste figure di santi della Chiesa di Dio. Sono quindi espressioni che ci devono richiamare comunque al recupero da parte di tutti i fedeli, affinché questo giorno sia vissuto
ogni domenica nel giorno del Signore dell'Eucarestia, perché il loro sacrificio, il sacrificio dei santi nostri celesti martiri, Alfio, Filadelfo e Cirino, vengono espresse nell'unico sacrificio dell'altare del Signore, che è il giorno del Signore, che è la domenica. Quindi un invito alla festa significa ancora di più essere più entusiasti ogni domenica nel venire con canti di gioia nell'odare il Signore. Domenica 16 maggio, il solenne pontificale delle 10 sarà trasmesso su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre e sui canali di GS Produzioni Video. E già a partire dalle 9 non perdetevi l'introduzione alla messa con ospiti e studiosi che ci racconteranno la festa dei tre santi martiri. E queste erano le novità, possiamo dire, di quest'anno della festa di Sant'Alfio, l'attesa festa di Sant'Alfio, attesa non soltanto dai devoti appunto di Sant'Alfio, devoti che poi sono veramente in tutto il mondo. E vi ricordo appunto che domenica 16 maggio a partire dalle 9 saremo in diretta sul canale 115 del digitale terrestre Etna Channel e poi contemporaneamente in diretta sui social dello stesso Etna Channel e di GS Produzioni Video che a cura la cui appunto produzione della festa è a cura di GS Produzioni Video, che approfitto per ringraziare come sempre per appunto la realizzazione di questa puntata. E quindi domenica a partire dalle 9 ci sarà la diretta della festa di Sant'Alfio, si partirà con un'introduzione con interviste ad alcuni ospiti e poi alle 10 il solenne pontificale. E dunque non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi, per aver interagito con noi e darvi insomma appuntamento alla prossima settimana. In chiusura, come sempre, ringrazio la regia di Salvo Faro, Giuseppe Faro, che insieme appunto formano GS Produzioni Video, e ringrazio Giuseppe Le Cause per 01 TV. Grazie a voi di essere stati con noi. Buon fine settimana.